Buonasera a tutti, sono prontissima. Mancano davvero pochissimi minuti alla puntata numero 19 del Punto. Raggiungo la postazione del centro per abbracciarvi, perché lo faccio ovviamente virtualmente, perché sapete, insomma, l'emergenza ci divide, ci allontana, ma ci avviciniamo con gli abbracci di quelli che veramente non finiremo mai di darci. Grazie soprattutto per gli ascolti, per il successo che regalate a questa trasmissione, la trasmissione più vista del Sud Italia, la trasmissione che cerca in qualche modo di farvi compagnia per le lunghe 3 ore di maratona, cercando di intervenire, a risolvere alcune problematiche di voi cittadini. Sapete, oramai è un programma così conteso, vengono veramente le cariche più importanti, non soltanto a livello territoriale, ma partecipano alla mia trasmissione anche i politici più importanti. Infatti stasera avremo un sacco di collegamenti e quindi è doveroso nell'anteprima raccontarvi quello che succederà questa sera. Avrò un sacco di senatori e onorevoli che si collegheranno proprio dal governo centrale, perché sapete che siamo in piena crisi, non soltanto l'emergenza del Covid, ma c'è una vera e propria emergenza di crisi di governo, perché dovrebbe insediarsi il neo presidente Mario Draghi, ma mancano ancora un po' di consultazioni per capire, insomma, siamo al giro di boa, se i partiti si mettono d'accordo finalmente per avere un governo che possa affrontare le tante responsabilità. Una fra queste è la nostra salute e il piano di vaccinazione di cui abbiamo bisogno in maniera celere e rapida. E allora, tra poco avrò gli onorevoli e poi questa sera ci sarà un'importante copertina. Lo ringrazio, ringrazio ovviamente i grandi protagonisti del giornalismo, non solo della politica ma anche del giornalismo, che decidono proprio di fare il punto. Sono onoratissima di avere questi grandi nomi che scelgono Antenna Sud e il punto e ripongono la fiducia nel mio lavoro. Avrò il direttore, uno dei più grandi direttori, l'eccellenza del direttore Vittorio Feltri di Libero, del quotidiano, sarà con me in esclusiva questa sera in diretta per fare il punto sull'emergenza sia del Covid che del governo. In questo momento, in sovraimpressione, guardate tutte le indicazioni. Se avete bisogno di interagire con noi, di raccontare la vostra storia, avete bisogno di un intervento da parte mia, ovviamente sapete, nel limite delle mie possibilità, vi aiuto, cerco di mettervi a disposizione ovviamente tutti gli strumenti. Anche oggi torna il nostro inviato Giuseppe Spalluto, il nostro giornalista. Abbiamo un'inchiesta importantissima che ci occuperemo nel mondo della sanità al tempo del Covid e quindi lo manderemo in giro nelle piazze proprio a capire che cosa sta succedendo. Ci sono molti sfoghi da parte di alcune categorie che avrò in diretta, però prima di iniziare questa lunga maratona insieme è doveroso mostrarvi l'anteprima, il menù, no? Io lo chiamo sempre l'antipasto di tutte quelle cose che io affronterò nelle lunghe 3 ore che vi invito a non cambiare canale, perché cercheremo di risolvere molti quesiti. Allora partiamo in questo modo, ecco a voi l'anteprima. Pfizer segna un -20, -30%, Moderna è a -20%, AstraZeneca -60%. Adesso per la ripartenza a scuola è una sostanziale mancanza di risposte e la mancanza di un coinvolgimento degli studenti nella ricerca di soluzioni per il ritorno a scuola. Parole del commissario all'emergenza Domenico Arcuri hanno scatenato immediata la reazione di chi in corsia in queste settimane ci lavora a ritmi forsennati. Per rassegnare nelle sue mani le mie dimissioni da Presidente del Consiglio. In questa seconda ondata i morti per coronavirus nel nostro paese sono in aumento, 50.000 da ottobre a oggi. Sottolineare come il lungo periodo di campagna elettorale e la conseguente riduzione dell'attività di governo coinciderebbe con un momento cruciale per le sorti dell'Italia. La Russia ha aggiornato i dati affermando che il suo vaccino Sputnik V è efficace al 95%. Il prezzo per una dose di Sputnik V per il mercato internazionale sarà inferiore a $10, ha annunciato il Fondo Sovrano Russo. Con uno sguardo attento al futuro delle giovani generazioni e al rafforzamento della coesione sociale. L'indice RT è sceso e non ci sono peggioramenti sul dato dei contagi, ma l'impatto dell'epidemia sul sistema sanitario è ancora problematico. Che abbiamo repressivamente messo in atto a fronte di spese davvero impegnative. La nostra regione è dichiarata ancora regione arancione, non siamo usciti da questa pandemia, eppure
I nostri vertici hanno deciso tranquillamente di mandarci a casa. È quella di un operatore sanitario, tecnico di radiologia medica, che per ragioni professionali è stato due volte posto in isolamento fiduciario. È stata negata la casa. Mi vergogno di essere, non dico pugliese, mi vergogno di essere italiana a vedere queste immagini. Benissimo, questa è l'anteprima del punto, tutti gli argomenti e le tematiche che affronterò nelle lunghe 3 ore. Ancora una volta, grazie dalla regia, mettiamo in sovraimpressione le indicazioni. Per interagire con me, con la mia redazione, per chiedere aiuto, fatelo e noi siamo completamente a disposizione. Mandate una mail oppure utilizzate i canali dei nostri social per raccontarci le vostre difficoltà e cercheremo di accendere i riflettori. Spesso, insomma, io risolvo i problemi grazie all'intervento dei politici. I politici che tra poco saranno in studio con me tra qualche minuto. Allora, il tempo di lanciarvi la sigla, di presentarvi ovviamente quello che è il nostro programma e tra poco insieme per la lunga maratona di 3 ore, il programma che voi preferite. Sigla. E allora eccoci qua, ben arrivati alla puntata numero 19 del punto, siamo in diretta con le 3 ore di maratona insieme. Siamo per entrare nel vivo ovviamente del programma, questa sera ovviamente sapete benissimo nella prima parte della trasmissione io mi occupo ovviamente dell'attualità, in particolare della politica, tra poco avrò i grandi protagonisti che si collegheranno proprio come in diretta per fare il punto della situazione per quanto riguarda la crisi di governo che sappiamo tutti insomma sembrerebbe essere scongiurata perché al timone Mario Draghi dopo le ultime consultazioni sembrerebbe che venerdì si dovrebbe insediare. Allora, per fare il punto della situazione io mi collego proprio da Roma, dove ho alcuni senatori che faranno il punto con me. Vado subito a salutare la senatrice Assuntela Messina dal Partito Democratico. Grazie per aver accettato il mio invito. Buonasera. Buonasera a tutti voi. Vado subito a salutare anche l'onorevole del Movimento 5 Stelle, Gianmauro Dell'Olio. Grazie. Grazie, buonasera a voi. Comunque sono anch'io al Senato. Benissimo, senatore. Da quest'altra parte saluto anche dalla Lega Fabio Romito, grazie. Buonasera a tutti, buonasera Manila. Allora, parto subito con i senatori in collegamento per fare la domanda che tutti, no, si stanno facendo. Finalmente le consultazioni stanno quasi per terminare. Sembrerebbe, insomma, che poi i partiti che hanno dato la fiducia a Draghi, come i vostri, per esempio, parto subito dal Partito Democratico, ma questo era abbastanza ovvio. Assuntela Messina, senatrice, le voglio chiedere, venerdì lo avremo questo governo? Ma penso di sì, insomma, è ovvio che al presidente Draghi è stata data piena fiducia da parte del Partito Democratico, ferma restando ancora l'interlocuzione che è, diciamo, è ancora in atto e che, come sappiamo bene, c'è questo secondo giro, diciamo, di consultazioni e soprattutto c'è una presa d'atto di responsabilità ulteriore da parte dei singoli partiti. E da parte del Partito Democratico c'è tutta, insomma, una volontà di mostrarsi in una compattezza di orizzonte e di proposta, una proposta che ovviamente tocca soprattutto la dimensione europeista. Poi mi permetto di dire che anche, insomma, da donna, da senatrice donna, ovviamente chiediamo che l'attenzione a quello che è l'universo femminile a livello di partecipazione e non solo, insomma, sia un elemento anche di distinzione di questo nuovo governo. Voglio chiedere al senatore Dell'Olio, quindi dal Movimento 5 Stelle, poi lo chiedo dalla Lega qui a Fabio Romito, personalmente mi ha molto colpito, no? Perché qualche tempo fa, insomma, sia il Movimento 5 Stelle ma anche Salvini ne aveva detto un po' di tutti i colori su Draghi, insomma non c'era questa grande apertura europeista, non eravate molto favorevoli all'euro, però insomma tutto ad un tratto sembra che sia tutto scomparso quello che avete più o meno detto qualche tempo fa su Draghi. Finalmente tutti d'accordo? Diciamo, separerei un attimo le cose, cioè il fatto che il Movimento 5 Stelle non è mai stato anti-europeista, ha sempre criticato la nostra posizione nell'euro e quindi voleva fare all'epoca un referendum per capire le situazioni, effettivamente a cosa ci avesse portato l'euro, ma non è mai stato anti-europeista come partito, come gruppo politico, tant'è vero che una delle cose che è stato detto al presidente incaricato Draghi è che ci si auspica che si possa uscire rapidamente da questa situazione della crisi con un approccio solidale,
ambientalista ed europeista, perché comunque noi siamo in Europa, non abbiamo mai detto di uscirci dall'Europa, e tutti quelli che lo dicono stanno travisando al loro uso e consumo alcune dichiarazioni, per cui non abbiamo ribaltato. Per quanto riguarda la questione del nome di Draghi, noi cerchiamo di posizionarci ora sui temi, perché se dovessimo posizionarsi sulle persone, allora dovremmo fare eliminarne tante di persone dalla. Noi non eravamo d'accordo con Renzi, così come lui non era con noi, abbiamo fatto un governo insieme. Purtroppo è andata come è andata, quindi ora come ora focalizziamoci sul fatto se si riesce a scongiurare questa crisi, quindi a chiudere con un governo. Non lo sappiamo ancora, vediamo cosa succederà domani, le risposte che porterà il presidente incaricato alla nostra delegazione. A proposito di Salvini, però Salvini fu chiaro invece quel periodo, era proprio non a favore del lavoro che stava svolgendo Mario Draghi, un po' contro l'euro, lo sapevamo, però insomma a sentire Salvini questi giorni, Romito, mi sembra invece che sia abbastanza quindi favorevole a Draghi. Io credo che in realtà Salvini non sia mai stato contrario all'uomo Draghi, ma alle politiche di austerità che provenivano da un certo ambiente della intelligenza europea che pensava all'Italia, come al solito, come un feudo da spolpare e di cui disporre a proprio piacimento. Questo Mario Draghi invece si presenta all'Italia con una ricetta che è contro l'austerità e io credo con delle priorità che siano chiare. Ecco, in questo un po' mi discosto dai colleghi che hanno parlato prima, perché le due priorità di questo governo, uno deve essere quello di elaborare un piano vaccinale degno di tale nome, non quello che aveva programmato Arcuri, il secondo è porre in essere degli interventi in materia economica che possano essere risolutivi proprio in ordine alla crisi devastante che ci sta attraversando. Mario Draghi è una persona che sicuramente ha il curriculum adatto per fare questi due interventi e anche per poter dare all'Italia delle riforme che aspetta da molto tempo. Ovviamente adesso domani e dopodomani ci saranno le ultime consultazioni, bisognerà vedere qual è la ricetta che Draghi intende applicare a questa matassa complicatissima che purtroppo il nostro paese sta attraversando. Salvini ha attestato semplicemente la propria responsabilità e la responsabilità del primo partito di questo paese a non stare alla finestra e a contribuire fattivamente alla ripresa e alla ricrescita della nostra nazione. Matassa complicata, dice Romito, e lo faccio anche ascoltare i nostri senatori in collegamento da Roma, perché c'è una figura assolutamente, come dire, discutibile, che è la figura del commissario Arcuri. Molti si domandano, Arcuri rimarrà nel governo Draghi oppure andrà a casa? Facciamo il sunto, o meglio il punto, sulla figura di Arcuri, sulle responsabilità che ben conosciamo e poi lo chiediamo a tutti i nostri ospiti. Guardate. Noi distribuiremo tutte le mascherine che serviranno. Purtroppo abbiamo ricevuto il 29% di fiale di vaccino in meno dalla Pfizer nella settimana corrente. Le parole del commissario all'emergenza Domenico Arcuri hanno scatenato immediata la reazione di chi in corsia in queste settimane ci lavora a ritmi forsennati. Inammissibili, secondo rianimatori ed anestesisti, le dichiarazioni di Arcuri. I 10.000 posti liberi evocati dal commissario, sostengono i medici, non sono reali e in 11 regioni i reparti avrebbero da tempo superato la soglia critica di saturazione. Il prezzo delle mascherine chirurgiche, che è stato fissato a 50 centesimi, è e resterà quello. Beh, parto dalla fine, senatrice Messina, diceva al servizio il famoso prezzo delle mascherine, da dove è partito, no? Il commissariato di Arcuri diceva 50 centesimi, è stata fatta una grande speculazione su quello, in realtà non è rimasto proprio 50 centesimi, basta pensare a marzo che erano introvabili forse anche le chirurgiche. Comunque siamo partiti da quel momento fino insomma a quello che è il completo declino della distribuzione del vaccino, continuiamo a vantarci di numeri importanti, ma mi sembra che siamo molto lontani dal modello che ha come dire operato la Russia, l'Israele e altri paesi. Ah, guardi, io penso che ovviamente tutto il ragionamento intorno al piano vaccinale sia meriti, diciamo, un'attenzione
ancora più precipua, quindi su questo insomma questo è indiscutibile, ma questo è dovuto soprattutto al fatto che c'è un'evoluzione ovviamente della diffusione del virus che consente un'attenzione anche in itinere. Quindi io mi discosterei da quello che può essere il giudizio di valore sulla persona, cosa alla quale fra l'altro non siamo chiamati, e riguarderei invece quello che deve essere il nuovo orizzonte che deve organizzare in maniera assolutamente scientifica, attenta, proprio le tre questioni fondamentali che anche per il Partito Democratico sono lavoro, salute e ambiente. Su questo è ovvio che al Presidente Draghi viene data la massima fiducia in quelle che saranno diciamo le proprie scelte, fermo restando che anche sul tema della salute l'interlocuzione avuta col Partito Democratico e immagino con le altre forze politiche porterà ovviamente ad un risultato delle scelte che io sono sicura saranno all'altezza della situazione. Ma ci tengo a precisare che ai noi alcuni errori o alcune diciamo decisioni prese in un certo modo sono state frutto di una necessaria tempestività che l'incalzare della pandemia ha in un certo senso generato. Mi fa piacere però l'apertura che lei, senatrice, in quanto Partito Democratico stia comunque ammettendo che degli errori, un po' per la tempestività, un po' anche per le negligenze di qualcuno, sono stati comunque fatti, perché di fatto quello di cui, come diceva lei, ci dobbiamo preoccupare è la salute dei cittadini come prima cosa, no? E quindi quello ci importa, no? Guardi, più che il termine ecco errore, è la perfettibilità delle situazioni, perché ci rendiamo conto che ci siamo trovati tutti, assolutamente tutti, di fronte a una situazione di emergenza e d'urgenza difficilmente gestibile. È ovvio che alla politica viene chiesto un tasso di responsabilità e di competenza necessario ad arginare ciò che è in corso. Sono d'accordo con lei. Restando che è proprio questo essere in itinere che poi deve consentire anche alla politica di ritoccare diciamo sempre nella direzione migliore quello che è in atto, fermo restando che anche ora purtroppo l'intrusione di una nuova variante è appunto l'esempio più evidente di come non ci si può assolutamente sono d'accordo con lei senatrice, però la variante di cui lei parla che ci spaventa tantissimo, che non è solo quella inglese ma anche quella brasiliana, stando a quello che raccontano i virologi, sembrerebbe delle varianti che vanno ad una velocità 70 volte più veloce rispetto al coronavirus che noi conosciamo. Per questo ci vorrebbe un piano di vaccinazione immediato e celere. Romito. Sì, io invece diciamo devo dissentire da quanto ha detto la senatrice Messina, che pure stimo e ho apprezzato in tante sue battaglie. Però ecco, quelli di Arcuri non sono stati errori, sono stati orrori, perché purtroppo noi abbiamo dovuto affidare sì in piena pandemia ad un uomo, un commissario, tutto il piano di approvvigionamento dei dispositivi di protezione individuali prima, oggi abbiamo affidato a lui tutto ciò che serve per raggiungere la filiera del piano vaccinale. Abbiamo sbagliato ad acquistare le siringhe, quando le abbiamo acquistate le abbiamo pagate 4 volte tanto, non siamo stati in grado di chiudere dei contratti paralleli come ha fatto la Germania per approvvigionarci di altri vaccini. Stranamente si sono accanite tutte contro la povera Italia le grandi major farmaceutiche che ci hanno tagliato l'approvvigionamento di questi benedetti vaccini. Non dimentichiamo che cosa è stato fatto quando non avevamo le chirurgiche, quando le FFP2 costavano 18, 24, 26 euro il pezzo. Credo che Arcuri le abbia sbagliate davvero tutte e invece noi abbiamo il dovere di esprimere dei giudizi su uomini che sono selezionati e pagati fior fior di centinaia di migliaia di euro per svolgere il proprio incarico al meglio. Però, Io non discuto sull'onestà del commissario Arcuri, nonostante alcune trasmissioni televisive ultime stiano facendo luce su tante cose particolari, ma io sono un garantista, quindi ho piena fiducia nell'onestà di Arcuri. Voglio chiedere però sulla sua competenza purtroppo ha dei dubbi. Però voglio chiedere al senatore Dell'Olio sulla figura di Arcuri. Spesso ho sentito dire c'è la figura però del ministro Speranza, che in realtà su Arcuri sembrerebbe che scaricassero le colpe, ma comunque parte comunque dalla responsabilità del nostro Ministro della Salute. Lei è d'accordo? Io non incomincerei a vedere la colpa, la responsabilità di chi, se bisogna andare a dare la colpa a Speranza, ad Arcuri o altri. Vorrei però ricordare una cosa, che quando si va a citare il fatto che in Israele sono molto più avanti e stanno riducendo il tasso di viralità, perché comunque hanno fatto molte vaccinazioni, ecco, non possiamo
loro hanno fatto una campagna di acquisti notevolmente diversa dalla nostra. Non sappiamo, perché comunque in tutte le trattative su questi vaccini sono comunque, non sono note a tutti, non sappiamo quali sono i livelli e gli accordi effettuati a livello di singoli paesi, cosa ci sia sotto o meno, però possiamo dire una cosa, che uno, e noi come Italia comunque, ora non, onestamente non conosco diciamo, i numeri dell'ultima settimana, ma eravamo il paese in Europa più avanti di tutti, e questo comunque ci ha portato avanti rispetto ad altri paesi. Quindi di fatto non possiamo andare a dare una responsabilità sulla parte degli acquisti. Quello che invece va detto e va ricordato è che noi abbiamo un sistema sanitario che non è nazionale, ma è su base regionale. Quindi questo significa che la sanità, e ora vengo al punto di contatto o di contrasto che si voglia dire fra Speranza e Arcuri, la sanità a livello nazionale può decidere alcune cose, ma quando poi l'implementazione di tutto scende a livello regionale, noi abbiamo 20 regioni, in genere diciamo 21 perché sono 19 regioni più le due province autonome, Trento e Bolzano, che ognuno agisce in maniera diversa dall'altra, e questo crea anche delle differenze, perché sappiamo che il sistema sanitario nazionale invece è estremamente diviso e diverso a livello regionale, e crea tutto questo mare di differenze. Bene, per quanto io non è compito mio difendere Arcuri, ma di fatto c'è un soggetto che deve agire e preparare una campagna, un acquisto, quando poi l'implementazione, il rollout di tutto viene relegato alle regioni, e su questo devo dire che non ci sta un sistema in Italia, perché non siamo mai arrivati a questi punti di complessità o di pandemia, un sistema in Italia rodato tanto da permettere un rollout effettivo, questo sì. Sulla base però delle responsabilità delle figure, ovviamente, senatori e lo dico anche a Romito, che ci rappresenta, perché poi siete il governo e dovete rappresentare ovviamente noi cittadini. Dobbiamo però sottolineare, perché se è vero che Arcuri all'inizio di questa campagna di vaccinazione, l'ho visto in più salotti, vantarsi giustamente della velocità con il quale si stavano somministrando le prime dosi di vaccino, poi in realtà ci siamo un po' scontrati contro un guardrail, perché fondamentalmente le case farmaceutiche più importanti, come la Pfizer, che ha iniziato a distribuire i vaccini, poi la Moderna e poi per ultima l'AstraZeneca, sappiamo benissimo quanto queste case farmaceutiche abbiano comunicato i loro ritardi. Ritardi che però poi si fanno e si sommano con il numero delle vittime. In questo momento abbiamo superato oltre 90.000 morti. Partiamo così. Numerosi, meno concentrati in una sola regione, ancora quasi tutti anziani. Secondo l'Istituto Superiore di Sanità, in questa seconda ondata i morti per coronavirus nel nostro paese sono in aumento, 50.000 da ottobre a oggi, mentre nella prima ondata, da marzo a maggio dell'anno scorso, erano stati poco meno di 35.000, oltre ai 1.837 della tregua estiva. La Lombardia è l'età media di chi è morto, 81 anni. 30 in più dell'età media di chi ha contratto il Covid-19. Solo l'1,1% dei decessi riguarda chi aveva meno di 50 anni e 2 vittime su 3 avevano almeno 3 patologie al momento del contagio. In fondo non è strano, siamo un paese di vecchi, ma non per vecchi. C'è chi ha fatto notare che durante la torrida estate del 2003 morirono moltissime persone anziane, sopravvisse chi aveva una buona assistenza domiciliare. Ci furono grandi discussioni, si parlò del ruolo della medicina di base, di un sistema sanitario attento ai più fragili e soli. Tutte chiacchiere se dopo un anno di virus siamo ancora qui con gli stessi numeri e le stesse domande su quanto vale una vita e chi va curato per primo. Beh, il nostro servizio, insomma, in qualche modo cerca in qualche modo di sottolineare, no, le falle, le lacune che si, come dire, contraddistinguono anche nella sanità italiana. Nel 2003 avete sentito, no? Si parlava già di questo, per molti morti, in quel momento si parlava di un'influenza abbastanza ruenta e rapida e aggressiva, paragonati col coronavirus, però i numeri, insomma, sono sempre quelli, sono tanti, oltre 90.000 persone hanno perso la vita. Senatrice Messina. Allora, il tema è questo, che la responsabilità deve essere direttamente proporzionale a quelle che sono le urgenze e le necessità. È assolutamente indispensabile comunque che nel piano vaccinale si tengano presente le fragilità
e soprattutto quali sono ovviamente i destinatari che immediatamente, cosa che è già stato fatto, ovviamente devono ai quali deve essere riservata, diciamo, questa attenzione. Diceva bene, mi permetto insomma di richiamare quanto diceva il collega Mauro Dell'Olio, e noi dobbiamo anche tenere presente che questa organizzazione di uno schema nazionale, che deve ovviamente interagire con le varie realtà regionali, ha bisogno evidentemente di un'interlocuzione ancora più solida e ancora più stringente. Linea di demarcazione, assoluta attenzione ovviamente alle categorie fragili, senza che anche nel piano di distribuzione dei vaccini possano esserci degli spartiacque, diciamo, diversi, che non sia invece proprio il tema, insomma, della fragilità e di chi ne ha necessariamente, prioritariamente bisogno, perché questo fa parte poi di quell'insieme di valori che qualificano, no, anche le scelte politiche. Una scelta politica si qualifica anche attraverso, ecco, le categorie che vengono messe in primo piano e alle quali rivolgere le prioritarie attenzioni. A proposito di categorie, fatto bene a parlare di categorie, sembra veramente surreale, lo chiedo al senatore Dell'Olio, quello che sto leggendo da tutte le agenzie ma anche dalle tante dichiarazioni, moltissimi cittadini che sono stati chiamati, adesso stiamo partendo con le vaccinazioni agli over 80, ma l'AstraZeneca lo sa, no? Che sta distribuendo il vaccino, sono arrivati proprio ieri 250.000 dosi in Italia, pronti alla fascia, quindi alla categoria 18-55 anni. Su questo vaccino ci sono molte perplessità, perché molti fanno una netta distinzione tra vaccini di serie A e vaccini di serie B. Io spero di no, perché credo che il vaccino debba essere testato e usato alla popolazione a prescindere. Dell'Olio, che cosa mi dice? Perché c'è un po' di confusione, no? C'è chi addirittura si vuole sottrarre alla vaccinazione di AstraZeneca perché in realtà preferisce un altro vaccino, perché ci sono queste leggende metropolitane, i vaccini più importanti e quelli meno importanti. Allora, diciamo una cosa, la preparazione di un vaccino sappiamo che normalmente necessita di un po' di anni. Questa volta non è stato così, ma non perché si vuole mandare i cittadini a vaccinarsi su un qualche cosa che non è stato testato, banalmente perché sono stati immessi fondi, ricerca, risorse in maniera considerevolmente più alta rispetto al normale, ed ecco perché si è arrivati a determinare un vaccino in così poco tempo. Ora, tutti questi vaccini sono stati approvati dalle autorità competenti, quindi come tale un vaccino o un altro ha la capacità di andare a ridurre. Ricordiamo una cosa: nessun vaccino è efficace al 100%. Tant'è vero che dopo il vaccino comunque noi dobbiamo mantenere le stesse precauzioni di prima, mascherine, continuare a lavarci le mani, evitare di andare a incontrarsi, perché non è che con il vaccino automaticamente si diventa immuni. Quindi comunque può darsi che ci sia un vaccino che può dare un risultato inferiore rispetto a un altro per quanto riguarda la percentuale di efficacia, ma ciò non significa che non funzioni. E quello che è importante è, ecco, e io ritorno sempre alla questione regionale, quello che è importante è che oltre alla campagna di vaccinazione tutte le regioni continuano invece a preservare i cittadini dagli potenziali, diciamo, dagli atti potenziali con cui si possono andare a contagiare. Purtroppo così non è. Io ho potuto vedere, almeno parlo per la mia città, per Bari, quello che comunque è successo in questi giorni, cioè si continuano a vedere persone che vanno in giro. Capisco la necessità di uscire, capisco la necessità di contatto umano, di incontrarsi, però dobbiamo voler bene a noi stessi in prima posizione, perché altrimenti possiamo vaccinarci tutti, non raggiungeremo mai l'immunità di gregge, perché comunque ed è un problema che ci porteremo ancora avanti. Romito? Sì, io purtroppo sull'immunità di gregge questa mattina ho letto un articolo su Corriere, non ricordo quale fosse il virologo, diceva appunto che a causa delle molteplici varianti l'immunità di gregge ce la possiamo dimenticare, quindi sostanzialmente dobbiamo andare in maniera
quanto più veloce possibile nella direzione dei vaccini. Ad oggi, mentre noi stiamo parlando questo pomeriggio, in Puglia soltanto 53.000 pugliesi hanno ricevuto la seconda dose, credo 70.000 in totale quelli che hanno ricevuto la prima. Quindi ad oggi stiamo a meno di 60.000 vaccinati su 4.300.000 abitanti circa. Credo che questo dato sia molto preoccupante, motivo per cui, ecco, condivido quello che diceva prima la senatrice, bisogna avere quello del piano vaccinale come la priorità assoluta, sicuramente non con il metodo, non nella direzione, non con gli uomini che l'hanno predisposto fino ad ora il piano vaccinale, perché, ripeto, sta dando dei risultati assolutamente poco soddisfacenti che ci mettono in serissima difficoltà per iniziare a programmare la ripartenza, perché noi abbiamo da dare risposta ad aziende che stanno chiuse, al settore del turismo, a quello dell'entertainment, a quello della ristorazione, alle partite IVA, ai liberi professionisti che sono devastati. Quanto prima noi riusciremo a mettere questo vaccino nella totalità della popolazione italiana? E prima scongiureremo, ovviamente. E tra l'altro hai fatto bene, Romito, tra poco me ne occuperò, perché avrò tanti collegamenti in giro per il Sud Italia con tante categorie colpite. Però dobbiamo parlare, visto che voi siete senatori, ovviamente pugliesi, che ci rappresentate ovviamente al Senato, chi alla Camera, rappresentate il governo, Romito rappresenta molto bene la Puglia, Bari, dobbiamo fare il punto con voi anche della notizia che ci riguarda noi pugliesi, e cioè l'aspetto del colore della nostra regione, che cioè l'arancione. Arancione che sta mettendo ancora più in difficoltà la nostra regione. Premetto che io la prossima settimana in esclusiva avrò qui proprio con me il presidente Emiliano, col quale per la prima volta farò il punto di tutta l'emergenza. Ma prima che arrivi Emiliano lo faccio con voi. Allora partiamo in questo modo e poi ve lo chiedo. Nel fine settimana in cui molte regioni d'Italia si preparano ad approdare in zona gialla, la Puglia rimarrà in fascia arancione. I parametri di cui tiene conto l'Istituto Superiore di Sanità per i cambi di colorazione sono sopra le soglie di guardia. L'indice RT è sceso e non ci sono peggioramenti sul dato dei contagi, ma l'impatto dell'epidemia sul sistema sanitario è ancora problematico. Per l'inserimento in fascia gialla, la Puglia dovrà mantenere sotto soglia i parametri epidemiologici esaminati dall'Istituto Superiore di Sanità per almeno 2 settimane consecutive. Arancione il posizionamento, secondo me, è più giusto. Guardo che il presidente della regione Puglia, Michele Emiliano, stamattina in visita ad Andria, dichiara apertamente di non voler raggiungere. Molto meglio, spiega ai giornalisti, rimanere in zona arancione. Io mi auguro di non andare in gialla, lo dico chiaramente, perché è in arrivo la variante inglese che ha il 70% di velocità e di pericolosità in più. Allora, senatore Dell'Olio, siamo in una situazione, come dire, un po' in bilico, perché rimaniamo ancora arancioni e questo ovviamente grava poi sulle condizioni economiche della nostra regione. Sì, grava sulle condizioni economiche, ma il fatto di rimanere in posizione arancione, ecco, nel servizio non è stato detto, e rimanere in una zona o passare a un'altra si devono rispecchiare tutta una serie di parametri, sono circa 21 parametri se non mi sbaglio, 16 sì, obbligatori, 5 facoltativi, e di fatto la Puglia non è riuscita, quindi non è solamente l'indice RT. E io perché dicevo prima, avevo fatto il riferimento al fatto che ci si deve voler bene, perché comunque tutti questi parametri dipendono non solo, dipendono ovviamente dal tasso di occupazione, cioè noi non siamo in linea gialla anche perché ci mancano, tecnicamente ci mancano un centinaio di posti nelle terapie intensive, o meglio dovrebbero entrare in terapia intensiva un po' meno persone rispetto a quelle che ci entrano, perché di fatto la soglia stabilita a livello nazionale del 30% e non mi pare che in Puglia siamo al 37%, quindi di fatto non c'è la sicurezza di poter far fronte a eventuali peggioramenti della situazione, quindi rimaniamo in zona arancione. Ma rimanere in zona arancione senza che si faccia un'adeguata campagna nei confronti dei pugliesi, a questo punto, che rimanere in zona arancione non significa che, siccome non siamo in zona rossa, va tutto bene, o che il problema ce l'hanno solo i ristoratori perché non possiamo andare al ristorante. Non è così, perché il problema è che i tassi continuano e sembrerebbe, da quello che si vede in giro, che purtroppo c'è troppa circolazione. Quindi è vero, è un problema, non sono d'accordo
con il presidente Emiliano sulla questione che dobbiamo, è meglio rimanere in arancione perché sta arrivando la variante. Sarebbe molto meglio poter essere in gialla, perché comunque se anche dovesse arrivare la variante e siamo in giallo, vuol dire che siamo più pronti a non avere più pazienti in terapia intensiva, quindi sarebbe meglio quello. Però di fatto, ripeto, è una questione tutta, in questo caso pugliese, visto che siamo solamente Puglia, Umbria, mi pare un altro paio di regioni in questo momento. La Sicilia e poi abbiamo anche la provincia di Bolzano, credo che sia ancora arancione. Però io mi auguro e mi auspico che insomma questo nuovo governo Draghi possa subito mettere, come dire, le mani sul piano di vaccinazione e la distribuzione, perché è quello che ci interessa di più. Arancioni, ma i pugliesi hanno bisogno un po' di speranza, perché vogliono tutti tornare a lavorare e quindi dobbiamo confidare nei nuovi incarichi. Rimarranno, secondo lei, io sentivo i rumors, alcuni dei ministri del governo Conte 2, oppure invece Draghi con le nuove consultazioni e le nuove alleanze metterà di sana pianta un nuovo governo, quindi con delle nuove responsabilità? Diceva bene lei, si tratta di rumors, quindi diciamo nessuno di noi ha la possibilità, diciamo, di conoscere fino in fondo qual è l'idea, insomma, che il presidente Draghi ha ora in mente. Io confido, ma sono sicura che insomma anche i colleghi insomma mi seguiranno insomma in questa riflessione, in questo auspicio. Penso che la squadra di governo sarà una squadra insomma all'altezza della situazione, avrà un profilo di competenze, insomma, ripeto, autorevole e soprattutto necessario. Fermo restando che comunque è un nuovo inizio questo per tutti noi, e in questo nuovo inizio la capacità, ecco, di essere all'altezza dei tempi per poi dare il contributo giusto anche a quello che il governo e la squadra di governo insomma proporrà, penso che sia faccia parte insomma del lavoro necessario che tutti noi dobbiamo mettere in campo. Solo una battuta, se mi è possibile, insomma, su quanto dicevamo precedentemente a proposito, ecco, della zona arancione piuttosto che zona gialla. Io nelle parole del presidente Emiliano ho letto una forma di diciamo preoccupazione, ma una preoccupazione insomma anche comprensibile, perché lo si diceva prima, no? Noi non parliamo, ecco, di zone se non perché c'è il rispetto, ovviamente, la determinazione di alcuni parametri. Però in tutto questo io penso che sia necessario da parte della politica, ma non solo della politica, una campagna ancora più attenta di sensibilizzazione e di responsabilizzazione, perché andrà bene il piano vaccinale, siamo d'accordo, andrà bene ovviamente con, ecco, una ripresa dell'economia, ma se non cominciamo a ragionare in termini di ulteriore responsabilizzazione da parte di ogni singolo cittadino, non riusciremo mai a venire fuori totalmente da questo sistema che evidentemente ora sembra imbrigliare quelle che sono invece le legittime aspirazioni delle categorie sociali e non solo. Quindi massima responsabilità e massima sensibilità ai temi e soprattutto nel rispetto degli altri. Romito, oltre al piano di vaccinazione che poi viene affidato alle regioni, noi però ci vantiamo anche della struttura che è fortemente voluta dalla Regione Puglia e dal nostro presidente della fiera, quindi l'ospedale Covid. Dovrebbe alleggerire un po' i numeri l'ospedale sì, in fiera? Non appena comincerà a lavorare. Sì, perché diciamo la sua inaugurazione è stata rimandata ormai da diverso tempo, peraltro un'opera che doveva costare 7 milioni e mezzo è arrivata a costare 18, non so se arriverà a costarne 20. Ecco, in quella struttura ci sono alcuni dei posti letto necessari a farci diventare zona gialla, che se li avessimo attivati oggi noi avremmo i ristoratori probabilmente aperti e qualche famiglia in più con qualche euro in tasca anziché nella completa disperazione. Quindi io condivido tutti gli appelli alla responsabilità che noi dobbiamo rivolgere ai cittadini, ma credo che come classe dirigente il primo appello alla responsabilità noi dobbiamo rivolgerlo alla classe politica e dirigente di questo Paese, perché finché continueremo ad avere amministratori locali, regionali e ad avere un governo che dice da una parte ai cittadini di essere responsabili e poi non apre gli ospedali per tempo, dimentica di mandare i dati in maniera corretta, continua a sbagliarle tutte sotto il profilo del piano vaccinale, ecco, mi sembra che sia un atteggiamento abbastanza fastidioso e che i cittadini non meritano, soprattutto in questo momento di difficoltà.
giusta. Bene, io vado subito a salutare e ringrazio per aver accettato il mio invito, per aver fatto il punto della situazione sulla crisi politica e gli argomenti che riguardano ovviamente al tempo del Covid con l'emergenza. Grazie ancora alla senatrice del Partito Democratico, Assuntela Messina, la ringrazio, grazie ancora. Eccola grazie, qui. Grazie a voi. Grazie, grazie anche a Gianmauro Dell'Olio, il senatore del Movimento 5 Stelle. Grazie, ci rivediamo prestissimo per continuare grazie a fare il punto insieme. Grazie ancora. Grazie a Fabio Romito, che però invito a rimanere qua perché tra poco entrerai grazie nel vivo con tutti gli altri politici su quello che riguarda invece l'emergenza territoriale. Una manciata di minuti, sta per arrivare qui un grande direttore. Tra poco, tra qualche minuto. Bentornati, bentornati. Nell'approfondimento più seguito del Sud Italia siamo il punto di riferimento più seguito, ancora grazie per gli ascolti, abbiamo superato 1.300.000 telespettatori, Puglia, Calabria, Basilicata, ma siamo anche una finestra nel resto d'Italia, grazie davvero per gli ascolti e con l'affetto col quale state seguendo questo programma, un programma che mette poi, come avete visto anche nella prima parte, abbiamo salutato un sacco di senatori che si sono collegati con noi per fare il punto dell'emergenza Covid, ma adesso sono davvero molto fortunata e sono orgogliosa di poterlo intervistare e ovviamente lo ringrazio per aver accettato il mio invito, lo vedo già lì schierato, il direttore di una delle testate più eccellenti del nostro paese, come Libero, con noi c'è il direttore Vittorio Feltri, buonasera e ben arrivato in esclusiva al punto. Buonasera, vi ringrazio per l'invito e vi saluto tutti quanti. Allora, direttore Feltri, con lei subito voglio parlare ovviamente della crisi di governo o della crisi scongiurata, perché mancano insomma le ultime consultazioni e finalmente cercheremo di capire se questo governo e questo matrimonio sta da fare oppure no. Mario Draghi sembrerebbe, uso il condizionale, mettere tutti d'accordo o quasi, a parte insomma quelle che sono state le esternazioni di Fratelli d'Italia con la loro leader Giorgia Meloni, che invece ha dato completamente il dissenso più al governo Draghi e meno ovviamente alla persona di Draghi. Lei che idea si è fatto? Insomma, riusciremo, si dice, entro venerdì ad avere un nuovo governo oppure no? Ma io naturalmente sul nome di Draghi non ho nulla da eccepire. Sappiamo tutti che è una persona capace, che ha fatto cose importanti nella sua vita, ma un conto è fare il banchiere, un conto è fare il Presidente del Consiglio. Quindi prima di dare un giudizio aspetterei i fatti, cioè vediamo come il nuovo Premier si comporterà e quello che riuscirà a fare, visto che la sua maggioranza non è delle più affidabili, perché è una bolgia dove ci sono un po' tutti e sono tutti coloro i quali hanno il terrore dello scioglimento delle Camere, perché ciò comporterebbe un ritorno alle urne, ma non un ritorno di tutti quanti in Parlamento, visto che sono stati, è stato ridotto il numero sia degli onorevoli sia dei senatori, per cui è chiaro che molta gente in caso di elezioni anticipate se ne dovrebbe rimanere a casa col rischio di tornare a lavorare, ammesso che abbiano un lavoro che possa consentirgli di sopravvivere. Quindi di questo bisogna tenere conto. Poi anche il povero Draghi si trova di fronte a una situazione molto complicata. Io nel mio piccolo, naturalmente senza darmi nessun tipo di arie, un consiglio gliel'ho dato, cioè il consiglio è questo: si dedichi soprattutto alla vaccinazione di massa, perché il vero problema è questo, la gente vive nel terrore di ammalarsi, i negozi sono spesso ancora chiusi, i bar e i ristoranti pure, cioè tutto il terziario è fermo, il che mi fa pensare che l'economia senza la salute non possa ritrovare vitalità. Quindi attenzione, insomma, se lui riuscirà a farci fare il vaccino in fretta e a una quantità di persone sterminata, oppure andrà incontro anche lui a dei problemi veramente difficili da risolvere. Beh, la figura di Mario Draghi, direttore, come dire, si auspica ovviamente che sia una figura che possa risolvere non soltanto il piano di vaccinazione, che però, insomma, lo dobbiamo dire, sia dal commissario Arcuri o che dietro Arcuri ci sia il ministro Speranza, di fatto, anche se fino a qualche giorno fa ci vantavamo di essere il primo paese in Europa, per come stanno i numeri, francamente ho qualche dubbio. Però sulla figura di Mario Draghi, come ha detto lei, venendo insomma dalla Banca Centrale e dalla Banca Europea, insomma, si spera anche che i conti possano tornare a posto.
rosso, soprattutto perché sappiamo entro fine aprile bisogna preparare il recovery fund. Allora le faccio vedere questo servizio su quello che insomma è un po' l'identità di Mario Draghi e poi le chiedo in merito. Dare immediatamente vita a un nuovo governo adeguato a fronteggiare le gravi emergenze presenti, sanitaria, sociale, economica, finanziaria. L'euro è irrevocabile. Dovere di sottolineare come il lungo periodo di campagna elettorale e la conseguente riduzione dell'attività di governo coinciderebbe con un momento cruciale per le sorti dell'Italia. La consapevolezza dell'emergenza richiede risposte all'altezza della situazione ed è con questa speranza che rispondo positivamente all'appello del Presidente della Repubblica. Sono fiducioso che dal confronto con i partiti e i gruppi parlamentari e dal dialogo con le forze sociali emerga unità. Allora, direttore Feltri, ancora qualche giorno e ovviamente il neocaricato presidente Draghi, insomma, si auspica che saranno tutti d'accordo e che, come dire, i partiti con la loro maggioranza cercheranno di tenere a bada, come dire, chi deve meritarsi un ministero piuttosto che un'altra poltrona. Secondo lei saranno riconfermati alcuni protagonisti del Conte 2 oppure ci sarà completamente una revisione di quei ruoli? Io questo non lo posso prevedere, posso solo sperare che scompaiano tutti coloro i quali finora non sono stati capaci neppure di acquistare sul mercato dei vaccini. Ora è noto che il vaccino è un prodotto come tutti gli altri che si acquista sul mercato. Per fare ciò è necessario avere una forte spinta, persone che sappiano trattare, persone che sappiano anche dove rivolgersi per procacciarsi le dosi necessarie agli italiani. Tutto questo purtroppo non è avvenuto, le dosi che sono arrivate in Italia per ora sono pochissime, ci siamo affidati all'Europa come se fosse la salvezza, invece l'Europa non è stata capace, neppure lei, di portare a casa un numero sufficiente di iniezioni salvifiche. Per cui io rimango del mio punto di vista, e cioè se Draghi riuscirà, mobilitando i suoi nuovi uomini, che non so se saranno quelli vecchi, altrimenti avrei poca fiducia, ma se riuscirà a portare il vaccino nelle case di tutti gli italiani, allora avrà vinto la sua battaglia, altrimenti non potrà vincere neanche quella economica per le ragioni che dicevo prima. L'economia senza salute non riesce a risollevarsi. Il terziario, che conta almeno il 10% del PIL, si è totalmente paralizzato, e quindi se noi riusciamo a recuperare questo 10%, anche il nostro PIL tornerà ad essere accettabile. Ma per il momento non è così, perché nessuno apre o apre parzialmente e quindi gli affari non girano, e finché non girano gli affari l'economia rimane ferma o comunque in difficoltà. Direttore, ci guardano poco più che 1.300.000 telespettatori stasera, diciamo che è una chiacchierata tra due colleghi. Le voglio chiedere però in tutta onestà, lei è un grande uomo, oltre che di mano anche di testa, ha una grande stima da parte mia, ma come credo la maggior parte degli italiani, perché è sempre diretto e dice sempre quello che pensa e quindi riceve la mia stima. Però diciamocela una cosa, no? Le responsabilità sul vaccino, vabbè, qualcuno ha fallito, ci sono stati molti negligenti sulla materia, ma perché questi ritardi? Cioè, per quale motivo le case farmaceutiche, la Pfizer, la Moderna, l'AstraZeneca, sembrerebbero tutte d'accordo a non inviare, insomma, in Italia le dosi che erano state contrattualizzate da contratti che si possono leggere fino ad un certo punto, il resto sono oblerati e nascosti, ma per quale motivo poi a farne le spese sono i cittadini italiani? Ma io credo di poter dare una spiegazione, sia pure approssimativa. Il vaccino è un prodotto come tutti gli altri e qualsiasi prodotto va acquistato sul mercato. Noi sul mercato non siamo andati, non siamo stati capaci di attrezzare un paio di fabbriche farmaceutiche, che l'Italia ne ha tante eccellenti, tra le migliori del mondo, ma una è stata incaricata di duplicare i vaccini necessari. Quindi questo dipende naturalmente dal nostro governo, che
non ha avuto l'abilità di predisporre un apparato che potesse andare sul mercato con i soldi in tasca e quindi procurarsi il necessario. Devo anche aggiungere che è assurdo che il vaccino venga fatto gratuitamente a tutti. Deve essere fatto gratuitamente, naturalmente, ai poveri, che in Italia sono 4 milioni, quindi per questi deve essere garantita la gratuità, ma per tutti gli altri la gratuità è una sciocchezza, perché noi siamo in grado di spendere qualsiasi cifra per andare allo stadio, per sentire dei concerti, e poi non abbiamo 30 euro o 40 euro per comprarci il vaccino. Questo è assurdo. Comprando il vaccino, naturalmente noi siamo in grado di recuperare dei quattrini per comprarne degli altri in caso di necessità. Questo è stato trascurato perché i nostri politici non sanno neanche cos'è il mercato, mentre il mercato è fondamentale. Senza soldi non vai da nessuna parte. E i soldi c'erano, si potevano spendere meglio, invece non sono stati spesi. Abbiamo lasciato che fosse l'Europa a portarci in casa i vaccini, ma l'Europa se ne frega di noi, giustamente. Bisogna che siamo noi a essere interessati alla nostra salute, ma della nostra salute non se ne è occupato nessuno. Politici, direttore, che sembrerebbe, insomma, che anziché preoccuparsi, insomma, del piano vaccini, come stiamo vedendo ormai dai primi di dicembre, questa crisi che ci portiamo dietro, che è, insomma, è stato il, come dire, il primo a lanciare la crisi è stato Matteo Renzi, da quando ha ritirato le sue prime due ministre e il sottosegretario, si è aperta tutta la tarantella. E allora le faccio vedere questo servizio per riassumere, insomma, questa, ecco, io la chiamo proprio la tarantella dei politici che non rispettano le loro responsabilità. Guardiamo. Abbiamo l'opportunità di fare molto per il nostro Paese con uno sguardo attento al futuro delle giovani generazioni e al rafforzamento della coesione sociale. Il governo dei migliori sostenuto dal Parlamento dei peggiori è una cosa surreale. I'm so happy because today Italy is in very good hands. Mario Draghi is a special man. Credo che non ci debba essere da parte di tutto il centrodestra esitazione, anche per quelli che volevano votare. Non dipende dalla Meloni o da Salvini sciogliere le Camere, dipende dal Presidente che non le scioglie. Non abbiamo dei pregiudizi, non diciamo sì o no. Non è un no alla figura di Mario Draghi. Io non sono d'accordo sul metodo. Beh, è inevitabile, insomma, che i commenti sarebbero stati tutti positivi, considerato, insomma, che comunque Mario Draghi rappresenta un uomo dai poteri forti, no? Cioè, direttore, un po' in tutto il mondo Mario Draghi viene considerato un uomo per le, come dire, public relations internazionali abbastanza importante. Sì, ma questo nessuno lo ha mai messo in dubbio, e anch'io all'inizio del tuo programma ho detto la stessa cosa, cioè massima stima per l'uomo. Io peraltro lo conosco anche personalmente, quindi posso testimoniare. Però attenzione, che qui si è scatenata in Italia una specie di gara a chi lo lecca di più e vincerà chi ha più saliva. Ma questo fa impressione perché coincide peraltro con un trattamento inadeguato riservato al povero Conte, che fino a ieri era magnificato. È bastato che se uscisse da Palazzo Chigi per scatenare una sorta di, non solo di diffidenza, ma anche di disprezzo nei suoi confronti. E a me questa cosa non piace affatto. Massimo rispetto anche per Conte, anche se io l'ho sempre criticato, ma il rispetto non deve mai venire meno. Come non dovrebbe mai esistere una gara a chi lecca di più, perché bisogna aspettare i risultati di un governo prima di criticarlo, e il presidente, che sarà sicuramente Draghi, andrà giudicato in base a quello che riuscirà a fare, non in base a una reputazione che nessuno gli nega. Questo è il vero problema. Direttore, io tra poco, non appena la saluto, stanno per arrivare qui un sacco di politici a riempire le poltrone della mia trasmissione molto seguita, ma soprattutto mi collegherò in ogni parte del Sud per queste famose problematiche che stiamo affrontando. Lei lo sa, il Sud molto spesso sbeffeggiato, ci sono delle grandi lacune di persone completamente dimenticate proprio, lo devo dire, dall'ultimo governo, cioè categorie, ma direi un po' in tutta Italia, no? Ristori inadeguati e davvero persone che non riescono più a sfamare la
propria famiglia. Siamo in una situazione, in un punto di non ritorno per la nostra economia e per i tanti proprietari di attività, delle microimprese completamente in ginocchio. Si rischia veramente di chiudere un sacco di migliaia di partite IVA. Ma certo, perché naturalmente il terziario, e mi riferisco ai bar, ai ristoranti, a tutte le attività commerciali, non possono andare avanti se non possono aprire le loro botteghe, le loro attività. E siccome invece sono state tutte bloccate in modo non sempre molto intelligente, credo che il Sud, che non è abbandonato solo in questi giorni e di questi tempi, ma è da sempre stato abbandonato, nel senso che i quattrini che sono serviti intenzionalmente per rilanciare il Sud sono finiti nelle tasche delle mafie e delle criminalità organizzate, mentre per il popolo non c'è stata nessuna organizzazione. Io penso per esempio che manchino le infrastrutture al Sud, e solo le infrastrutture potrebbero creare un terreno favorevole a un rilancio di tipo economico. Purtroppo il Sud, basterebbe leggere tutti i meridionalisti del passato, è stato abbandonato da sempre, e quindi anche coloro i quali fanno i politici e sono stati eletti al Sud e sono persone del Sud, una volta che vanno a Roma se ne fregano della loro terra, e la loro terra giace in queste condizioni. Io sono, non è vero che io sono antimeridionale, io sono contro quei meridionali che non si occupano del meridione, che non sono in grado di rilanciarlo con dei provvedimenti adeguati. Il Sud, se fosse ricco, non dico come il Nord, ma quasi, il nostro paese sarebbe felice, no, poi, e non passerebbe. Ma poi, direttore Feltri, sono davvero orgogliosa che lei abbia scelto di dirlo questa sera a tutto il Sud, perché questo è il programma, e lo ammetto, più seguito del Sud, perché, lo sa, qualche tempo fa le sue parole, che poi lei ha twittato e ha chiarito dal mio amico e collega Mario Giordano, dopo quelle esternazioni con De Luca, lei fa benissimo a chiarire, a parte che Libero è un giornale che noi amiamo e che leggiamo al Sud, e lei ha fatto bene a dire che non è contro il Sud, per carità, ma contro quella classe dirigente, quegli stupidi del Sud che, anziché aiutare la sanità, le microimprese e quant'altro, si mettono i soldi in tasca e ci fanno apparire come non siamo, ovviamente. Quindi la ringrazio per aver detto queste cose. Ma ancora non sono riusciti a fare dei collegamenti ferroviari che sono indispensabili al Sud, e anche collegamenti autostradali che sono tutti deficitari. Queste cose mancano al Sud. Poi aggiungo una cosa e mi taccio: io sono cresciuto al Sud, nel Molise, che amo moltissimo, e sono sempre lì a dare una mano nelle mie possibilità a costoro, che io considero i miei veri concittadini. Direttore, per me è un onore, insomma, poter scrivere nelle pagine della mia giovane carriera di averla potuta intervistare. Spero di conoscerla di persona quando vuole. Antenna Sud è il punto e a sua completa disposizione. Ovviamente noi siamo dei grandi stimatori, oltre che del suo direttorato, ma soprattutto anche del suo giornale, che leggiamo con grande piacere anche a Sud. Grazie all'eccellenza e al direttore Vittorio Feltri, il direttore di Libero. Grazie. Grazie. Buona serata. Grazie, grazie. Allora, avete visto i grandi protagonisti del giornalismo, della politica, che scelgono proprio di venire qui nella finestra più vista del Sud per parlare proprio dell'emergenza, per dare il loro punto di vista. Tra poco stanno per arrivare i miei politici, quelli del territorio, miei ma anche vostri, che devono rispondere ovviamente ad un sacco di argomenti che ci riguardano, soprattutto delle regioni che riguardano a noi del Sud. Una manciata di minuti, stanno per arrivare i politici. Siamo tornati, siamo sempre in diretta con Il Punto, e allora lo ringrazio ancora per aver scelto di aver fatto Il Punto con me questa sera, la grande firma del direttore Vittorio Feltri, il direttore di Libero, che ha scelto proprio in esclusiva, sapete, il programma più visto, che superiamo oltre 1.300.000 telespettatori. Siamo davvero fortunati, fortunati voi telespettatori, perché tra poco parleremo dei tanti argomenti che riguardano il nostro territorio, ma non solo. Vado subito a salutare i miei ospiti, i politici e i giornalisti, col quale io farò il punto di questa parte della trasmissione. Quindi è pronto, eccolo qui, il giornalista e il direttore della testata 20x4 con noi, Antonio Carbonara. Buonasera a tutti. Da quest'altra parte lo ringrazio per aver raggiunto i nostri studi, dal Partito Democratico, Francesco Paolicelli. Buonasera a tutti. È rimasto con noi, l'abbiamo avuto nella prima parte, con i senatori sia del Partito Democratico che del Movimento 5 Stelle, ha rappresentato e rappresenta la Lega, Fabio Romito. Buonasera a tutti ancora.
per la prima volta sono contenta di averla con noi, la bellissima, l'avvocato, ma non soltanto, l'ambasciatrice proprio della Puglia nel mondo, con noi Nancy Dell'Olio. Buonasera. Grazie. E lista civica, ma anche consigliere al Comune di Bari, la bravissima consigliera con noi c'è Francesca Ferri. Buonasera, grazie. Saluto dal Partito Democratico Nicola Loprieno. Buonasera. E saluto con grande gioia, e lo rivedo lì collegato con noi, un'altra firma, se prima abbiamo avuto Vittorio Feltri, la firma di Canale Italia, uno dei più bravi giornalisti, che ho avuto modo insomma di essere ospite molto spesso a Canale Italia nelle sue trasmissioni, trasmissione che conduce tutte le mattine, Notizie Oggi, con veramente grandissimi ascolti, il giornalista e collega, grazie per aver accettato il mio invito, Gianluca Versace, buonasera. Buonasera Manila, grazie del tuo invito. Allora Gianluca, sono contenta di averti perché soprattutto con te faremo il punto, no? Metteremo a confronto quello che sta succedendo al sud rispetto a quello che sta succedendo al nord. Prima di partire ovviamente dobbiamo immediatamente fare il punto della situazione con il nostro editoriale. Sappiamo che il neo presidente dovrebbe essere confermato, se le ultime consultazioni ci daranno ragione a lui, perché sapete che Mario Draghi è impegnato proprio in queste ore a mettere d'accordo i partiti, questa alleanza che fa un po' la tarantella della politica. Partiamo dal nostro editoriale, partiamo poi da Versace e sentiamo tutta la politica nostrana. Cosa dirà il presidente Draghi? Lo saprà lui in anteprima. Arrivederci. Il numero di nuovi casi è quasi raddoppiato rispetto alla settimana precedente. Per rassegnare nelle sue mani le mie dimissioni da Presidente del Consiglio. Desidero ringraziare il Presidente Mattarella, desidero anche ringraziare tutti gli amici della coalizione che hanno lealmente collaborato per la realizzazione del nostro progetto politico. Ieri ho incontrato il Presidente neoincaricato Mario Draghi. I sabotatori cerchiamoli altrove, io ho sempre lavorato, continuerò a lavorare per il bene del Paese. La capacità di dare una risposta responsabile e positiva all'appello del Presidente della Repubblica. Scioglierò la riserva al termine delle consultazioni. Allora Gianluca Versace, i sabotatori cerchiamoli altrove, è stato poi il messaggio che proprio Conte ha fatto non appena terminata la chiacchierata con quello che sarà il, speriamo, il nuovo Presidente del Consiglio, cioè Mario Draghi. Ci sono dei grossi problemi in Manila. E io credo che, ti parlo dal nord produttivo, come dicevi tu, dal nord-est, dall'estremo lembo, diciamo, del nostro paese, l'estremo lembo orientale, che un tempo era la locomotiva d'Italia. Era considerato il cosiddetto miracolo economico. Adesso non passa giorno, Manila, senza che io debbo, facendo il mio mestiere, raccontare, non posso edulcorare, raccontare il dramma di un territorio, quello del nord in particolare, del Triveneto, del nord-est, che un tempo era i famosi distretti industriali, ne parlava perfino Clinton, insomma erano addirittura visti e additati con invidia all'estero. Ti parlo di un territorio stanco, sfibrato, che non ne può più, è un vero e proprio terremoto e si vive questo momento come una vera e propria emergenza bellica, una guerra. Io ogni giorno purtroppo raccogliamo le vittime, gente che si suicida, artigiani, imprenditori che si impiccano, non tanto per se stessi, ma perché sono disperati, perché mettono decine, centinaia di famiglie nella disperazione. Questo paese apre ogni giorno i quotidiani, la famosa preghiera laica, è vista con terrore dai cittadini, perché ogni giorno cresce l'ansia, l'angoscia, il terrore, le tensioni sono talmente forti che impediscono la lucidità di pensiero, perfino ai partitanti, cioè coloro i quali dovrebbero avere maggiore linearità, maggiore razionalità, riaffiorano le paure della guerra, anche se è una guerra subdola, nascosta, il nemico è subdolo, strisciante, carsico per così dire. È un paese, Manila, che secondo me, questo territorio in particolare, sente l'esigenza
vitale, proprio vitalistica, esistenziale, di una ricostruzione, esattamente come quella che si percepiva nel dopoguerra. Allora c'erano le macerie fisiche, Manila, adesso c'è una grande incertezza e la paura di un futuro che si sente come schiacciante. Ecco, io devo fare i conti, noi dobbiamo fare i conti, facendo questo mestiere, con una collettiva perdita di speranze. E allora io dico, al di là degli assetti, delle trattative, dei bizantinismi, dei machiavellismi, mi ricordo, perché io ne ho vissute tante, Manila, e mi ricordo allora i politici della cosiddetta Prima Repubblica. Ce n'era uno in particolare che io ho avuto modo, la fortuna di poter intervistare, come tanti altri, che si chiamava Enrico Berlinguer. Lui parlava, faceva una differenza fra le idee lunghe e le idee corte. Pensieri lunghi e pensieri corti. Cosa erano e cosa sono i pensieri corti? Bene, i pensieri corti è quando la politica vive soltanto di equilibrio e di equilibrismi tra di loro, una sorta di politica autoreferenziale, un gioco di equilibri, apertura a questo o a quello, personalismi, machiavellismi, dicevo, il formarsi o lo sciogliersi di equilibri interni ai partiti, a ragione dell'alleanza con altri partiti, con le correnti e altri partiti. Che cosa sono invece i pensieri lunghi? I pensieri lunghi sono quelli in grado di affascinare, di coinvolgere, di dare speranze tangibili. La speranza deve essere un progetto concreto, non può essere fumo per gli occhi. Che possano ridare ossigeno alla politica. I pensieri lunghi, i pensieri corti si consumano nello spazio di un mattino. Quelli lunghi chiamano la politica a immaginare il paese che si vorrebbe. In questo momento, cioè il momento più drammatico che viviamo. Il momento, Gianluca, il momento più difficile. E allora lo prieno, come dice Versace, no? I pensieri lunghi, i pensieri corti, ma poi a chi ne fa le spese sono i cittadini, mentre sicuramente vi state, come dire, preparando a chi, no, dovrà contendersi quella poltrona o quel ministero. Qui stiamo parlando di una crisi non soltanto dal punto di vista economico, ma soprattutto anche del piano di distribuzione di un vaccino che mette in ginocchio la salute dei cittadini. Beh, in questo momento il presidente Draghi, che a questo punto speriamo accetti e venga fuori con la sua squadra di ministri, è una persona di un carisma che va al di sopra di tutti gli schieramenti politici, quindi noi confidiamo in lui nella scelta di una squadra vincente, perché come ben dicevi, Manila, bisognerà gestire sia il piano vaccinale ma anche tutta la serie dei ristori, della rinascita, della ripartenza di una nazione che inevitabilmente è ferma e purtroppo, anzi, tende ad andare indietro. Quindi è importante avere una squadra di governo che sia capace, che faccia delle scelte impopolari rispetto a quelle che magari un politico potrebbe non fare. Mi ricollego appunto al discorso del pensiero lungo, pensiero corto. Un politico alle volte pensa corto, invece un tecnico come Draghi potrebbe, sicuramente farà delle scelte che un politico avrebbe grosse difficoltà a mettere in campo. Draghi messo lì per la, come dire, sappiamo la figura di Draghi a livello internazionale, da quello che ha ricoperto con l'Europa, ma anche dalla Banca Centrale. Più per i conti, per il recovery fund che dobbiamo preparare ad aprile, o in realtà Draghi meno esperto, come dire, di quella politica un po', come dire, bilaterale, perché poi Draghi con i numeri, per carità, riceve anche la mia stima, ma di fatto poi deve risolvere i problemi laddove ci sono quelle faccende, no, del vaccino, di argomenti in cui altre figure hanno però avuto delle grosse negligenze. Sì, Draghi è la volontà precisa delle intenzioni del Presidente della Repubblica, che per fortuna c'è a garantire la democrazia in Italia, di un governo di alto profilo, e lo è. Che non si identifichi, per cui aspettiamoci un governo politico, diceva il Presidente, un governo che non deve identificarsi con alcuna formula politica. Ho sentito il collega che parlava del suo Nord, un po' dispiaciuto sono di questa sua affermazione, che vorrei sia chiarita, perché non esiste un'Italia del Nord e un'Italia del Sud della quale io potrei parlarle e dirle che questo Sud è stato da tempo abbandonato sotto diversi campi, trasporti, lavoro. C'è invece la necessità di ricostruire un'Italia. Parla perché lì proprio nel Nord dove si trova lui ogni giorno racconta soprattutto il Nord. Cominciamo a raccontare ciò che c'è nel Sud, un Sud abbandonato. Aspetta, c'è Versace che sta intervenendo. No, scusi, volevo dire al collega, volevo dirti, caro. Grazie, carissimo, piacere, che, piacere. Che le mie, il cognome è Versace, io sono calabrese. Sì. Ecco. Le mie radici sono a Reggio Calabria, tra Reggio Calabria e Palmi, cioè io ho due cuori
fissi, per così dire. Uno al nord, sono nato in provincia di Gorizia, sono vissuto lì, ma ho studiato in giro per il mondo. Mio fratello sta negli Stati Uniti. Gianluca, perdonami se riesci a inquadrarti un po' meglio, perché non riesco a vederti in questo modo. Se abbassi un po' la telecamera ti centriamo. Esatto, grazie, così possiamo averti in maniera, perché non vorrei tagliarti. Ecco, stavo dicendo che le mie antenne sono nel profondo nord, ma le mie radici stanno in Calabria. Tu immagina che noi ci poniamo sempre il problema qui in Puglia di come raggiungere proprio la tua terra, la Calabria. Cioè ci vorrebbero, non basterebbero 24 ore a dirti di come siamo rimasti ancora un po' indietro nel tempo e abbiamo bisogno di guardare avanti. E ci auguriamo che Draghi dedichi parte della sua attività politica al sud e al meridione. Beh, io penso che sia necessario in questo momento avere un governo di responsabilità con le migliori risorse che questa nostra nazione ha a disposizione, soprattutto persone del sud, perché bisogna continuare col lavoro che è stato intrapreso con il governo precedente, con un ministero del mezzogiorno. Quindi abbiamo necessità di non far avere questa sperequazione di risorse 70% al nord e 30% al sud. Quindi abbiamo necessità di persone che siano che facciano da garanti del sud. Io credo che per fare sintesi tra il pensiero lungo e il pensiero breve, in politica dobbiamo fare una programmazione breve, tra cui il 15 febbraio il nuovo DPCM cosa prevede, se nel mentre Draghi dovrà occuparsi, quindi dal 16 febbraio siamo tutti liberi, quella ci vuole una programmazione breve e molto veloce, come anche fare una programmazione triennale o comunque annuale, e questo spetta ora alla carica del nuovo Mario Draghi, che non è Mario Monti, che ha previsto nel passato una chiusura. Io sono molto fiduciosa in questo nuovo presidente, che trasformerà una piccola politica in una grande politica, e trasformare questa società di sfruttamento in una società di prestazioni, rilanciando l'impresa. A proposito di programmazione, Ferri, le rubo questo termine, perché la programmazione e la distribuzione, oserei dire, del vaccino è una cosa che ci riguarda molto da vicino, perché se qualcuno prima di quello che sarà l'insediamento di Draghi ha già, errato, perché il piano di distribuzione di fatto non è ancora stato fatto in maniera eccellente, dicevamo con Romito nella prima parte della trasmissione che in Puglia le dosi, no? Vuoi ricordarlo? Sono poco più che? No, io dico che noi abbiamo bisogno di uomini del sud, ma abbiamo bisogno di uomini del sud competenti, perché se gli uomini del sud sono buona fede e speranza, io mi faccio il segno della croce e cerco di andare avanti, perché il piano vaccinale l'ha sottoscritto, redatto il commissario, che è un commissario che lavora a stretto contatto con Speranza, che ci ha messo nelle condizioni che tutti conosciamo. Oggi dicevo, Regione Puglia, noi abbiamo 57.000 pugliesi che hanno ricevuto la seconda dose, circa 70.000 quelli complessivamente che hanno avuto numero la prima. Molto basso, su 4.200.000 abitanti, io non so quando noi potremo dirci veramente tutti quanti fuori da questo tunnel del virus. Quindi prima di tutto questo nuovo governo deve essere improntato a una parola, che è la competenza, e alla sobrietà, perché già vedere lo stile di Mario Draghi rispetto a Conte, con quel tavolino in mezzo a Palazzo Chigi, fuori Palazzo Chigi, con non è stata una bella scena, vero Nancy? Non è stata una bella visione quella, vero? No, anche perché insomma Conte non se lo meritava un po' quel trattamento lì, quel tavolino buttato così. A me personalmente ha fatto un po' pena vedere un presidente come Conte, insomma, che riceve comunque la mia stima, perché insomma non è stato facile per Conte, come dire, gestire la baracca dell'Italia in un momento di grandi crisi, però vederlo lì con quel tavolino non ha fatto una bella figura. Allora, intanto ricominciamo questo del tavolino, lo lascerei per ultimo, credo che sia stata una sua scelta, ma non metterei insomma la conversazione su questo. Intanto va precisato che se oggi ci troviamo a parlare di 209 miliardi che vengono dati all'Italia, quindi l'unico, il paese il numero uno che ha preso una cifra, è stata stanziata dall'Europa una cifra così grande, è in merito di Conte e parte di alcuni suoi ministri. Quindi questo, intanto cominciamo a distinguere, questo è stato il primo, e questo è un uomo, e Conte è un uomo del sud. E poi c'è da ricordare, riagganciandomi a quello Ricelli, che questa somma è stata destinata dall'Europa all'Italia con previsione, la maggioranza deve essere data al sud, perché va riportata, ingareggiata, messa al pari delle regioni del nord. Quindi senza ombra di dubbio la maggior parte del recovery fund, questo è stato poi detto più volte dal nord, dal governo precedente, è di destinazione, programmazione per il sud.
Ora, questo, tornando al tavolino, sinceramente era un momento che non so se l'ha scelto lui o l'ha scelto lui, ma non mi pare che dobbiamo Beh, però era come per dire, è uscito di scena. Ora, Conte, non conta più nulla, scusate il gioco di parole, gli hanno messo un tavolino lì. Sinceramente non è stato bello, o lui o chi per lui ha fatto una bella figura. Probabilmente era un fatto per sottolineare un momento di distacco, era fuori dal palazzo, ora non sappiamo chi c'è dietro su questa comunicazione. Intanto auguriamo al presidente Draghi, neo incaricato, che sciolerà la riserva probabilmente nella giornata di domani, e avrà, io devo dire, sono molto impressionata di questa marea di sì, e abbiamo forse che anche un periodo di carnevale, quindi alcuni lupi che si sono trasformati da vestiti da pecorelle e in questo momento diceva Vittorio Feltri in apertura del programma, un po' una sorta di lecca lecca continua, chi lo lecca meglio, per contendersi le poltrone, perché si sa, se andiamo a votare probabilmente molti di quelli che sono lì andranno a casa. O sono i lupi che si sono travestiti da agnelli, oppure sono i pagliacci che hanno iniziato a togliere le maschere invece a mettere degli abiti un po' più civili, non consoni al carnevale che ci apprestiamo. Scusami, ma allora voi avete parlato, e la Lega non vuole, insomma la Lega, sì. Ma chiaramente il discorso di Salvini finalmente si adegua a un problema, ha fatto le riconversioni, sono assolutamente lecite e giuste, anche San Paolo ne ha avuto una sulla via di Damasco, e quindi bene che si sia adeguato a un problema lungimirante e non miope, molto lungimirante, di quello che è stato deliberato dal governo, quello che ha appropriato il PD e persone sagge, nel senso che ha completamente cambiato, un'inversione completamente a 360 gradi su quello che aveva sempre detto, un non all'Europa, ha parlato e sparlato dell'Europa immediatamente, quando ci cioè, convertiti, e io ne sono un biglietto che questo avvenga, cambiamenti di pensiero, che tutti vogliono stare seduti anche su uno strapuntino di quello che significa gestione di prostituzione sul ricavo di fan. Io temo che sfuggite una serie di passaggi, perché a proposito di strapuntini, credo che ne parleremo dopo, prima di parlare degli strapuntini a tutti i livelli, io parlerei invece del merito della questione, cioè dire in maniera semplicistica che la Lega è contro l'Europa o che Salvini, il centrodestra, è contro l'Europa, vuol dire non leggere neppure un quotidiano fino in fondo senza fermarsi al titolo iniziale, perché dire che si è contro l'Europa perché si chiede e si rivendica un ruolo diverso rispetto a quello che l'Italia fino ad ora ha esercitato in Europa, credo che sia un ragionamento da italiano, non da rivoluzionario. E chiudo. Draghi, differentemente da Monti, è stato ed è il presidente che, anziché propendere verso l'austerità, è uno di quelli che ha iniziato a dire che i debiti non sono per forza malvagi se servono per la produttività. Questa è la prima cosa che noi abbiamo detto. La famosa leggenda del debito buono e del debito cattivo. Ma la condizione è completamente diversa. Quella di Monti è la stessa. Non è la stessa, se è un momento di austerity, quindi si doveva risparmiare. Il problema è questo, che un Salvini che porta la mascherina con però un attimo solo, Antonio. Quindi lei mi sta dicendo che nel 2011 eravamo in un momento di austerity, oggi siamo in un momento di grande allegria e di champagne. No, di allegria. Adesso questi soldi vanno. Oggi siamo molto peggio del 2011. Allora, no. Ma questo è un'altra cosa. Non spostiamo il recovery fund. La situazione di Draghi è come gestire i soldi. Allora, come gestire i soldi? Aspetta, a proposito, un attimo, fermi lì, buoni. Adesso ritorno con Versace. Cioè, come gestire i soldi? Bene, io ho un'idea, per esempio, perché io mi devo occupare del 1.300.000 telespettatori che guardano il punto, e poi siamo una finestra che arriva un po' in tutta Italia. Il Sud ha delle problematiche, ma come diceva Versace, ci sono delle lacune attualmente anche nei paesi, nelle zone più produttive come il Nord. Allora, come spendere questi soldi del Recovery Fund che dobbiamo preparare entro fine aprile? Innanzitutto cerchiamo di dare un sovvenzionamento serio alla sanità, ma non che ci sia il magna magna dei politici che poi si mangiano i soldi e non ottemperano le famose infrastrutture di cui abbiamo bisogno, perché se siamo sotto emergenze e se cambiano continuamente i colori e poi a farne le spese sono le attività, diciamo anche la verità, perché non abbiamo un sistema sanitario che in questo momento, come dire, idilliaco e perfetto. E allora raccontiamo il piano vaccini e speriamo che questi soldi possano servire per questo. Guardate. La
fornitura dei vaccini va ancora a rilento. Entro marzo l'Italia avrebbe dovuto ricevere 20 milioni di dosi, a oggi superiamo di poco i 2 milioni. Pfizer segna un meno 20, meno 30%, Moderna è a meno 20%, AstraZeneca meno 60%. Contratti alla mano, la Commissione europea è decisa a far rispettare i patti, a pena di richiedere indietro le somme anticipate. Ma anche così la produzione sembra insufficiente e fino ad aprile le preziose dosi stenteranno ad arrivare. Le prime dosi, 249.600, arriveranno in Italia domani. L'arrivo di un terzo vaccino rappresenta un ulteriore importante contributo alla campagna. Allora, sembra un po' tutto combaciare, versace, cioè la crisi di governo, sì, ma anche la crisi, diciamo, del sistema sanitario messo in ginocchio per i famosi ritardi che attribuiamo alle case farmaceutiche, ma sembrerebbe, l'ho detto con Vittorio Feltri prima, che si sono messi tutti d'accordo, la Pfizer, la Moderna, adesso l'AstraZeneca, cioè per quale motivo, lo ripeto, le case farmaceutiche che avevano dei contratti col nostro commissario Arcuri, poi in realtà ci hanno ripensato e stanno mandando in ritardo queste dosi che sembrerebbe sono state destinate a paesi più ricchi? Questo gioco a rimpiattino, no? Questo ping pong Manila lascia, è veramente stucchevole, lascia il tempo che trovano, questo rimbalzarsi le responsabilità e le colpe, è colpa tua, no, è colpa di qualcun altro, eccetera, lascia attoniti comunque i cittadini che hanno bisogno in questo momento di certezze, cioè di una campagna vaccinale che si sorregga sulla concretezza degli arrivi di questi vaccini. Io non lo so se Israele o la Germania hanno pagato di più o hanno pagato di meno, hanno saputo farci meglio di noi, eccetera. So che il nostro paese sconta, ma questo si vede anche da altre vicende, mi viene in mente quella di Giulio Regeni, ma tante altre, un deficit di credibilità internazionale. Questo riguarda ovviamente la nostra diplomazia, strano perché si dice che i nostri servizi segreti sono tra i migliori al mondo, strano perché si dice che la nostra diplomazia, le feluche, cioè i nostri ambasciatori, i nostri consoli sono tra i migliori, sono una punta di eccellenza a livello internazionale, però chissà perché dal punto di vista delle relazioni, il nostro peso specifico sul piano, diciamo, sulla bilancia delle relazioni internazionali è molto basso e non abbiamo Gianluca, sulla base di questo, non pensi che sia stato pensato ad arma proprio l'arrivo di Draghi, visto che Draghi comunque è una figura che a livello internazionale riceve molta considerazione dalle grandi potenze? Manila, permettimi di manifestare perplessità. Cioè io sono molto perplesso quando mi viene indicato un soggetto, un nome, per quanto spendibile, autorevole, credibile, di grandissimo profilo. Non si può paragonare evidentemente ad alcuni componenti, esponenti dell'ultimo esecutivo, ma anche di altri. Quindi è un raffronto che non sta in piedi, diciamo. Però quando mi viene proposto la visione del Deus ex machina, citando, diciamo, una famosa principio teatrale, o del demiurgo, che con la bacchetta magica risolve tutto lui, io resto sempre sul chi vive, non so se mi spiego, Manila, capito? Concludendo sul discorso dei vaccini, ricordo sempre una frase molto significativa di un grande scrittore francese che ha scritto La peste, che si chiamava Albert Camus, che diceva: il solo modo che conosco di sconfiggere la peste è l'onestà. Onestà, chiaro? Che però mi sembra messa in discussione. La volta scorsa abbiamo parlato proprio di vaccini e dicevo, sai cosa dicevo? Che il diritto alla salute è un diritto sacrosanto. Perché io non posso comprare il vaccino e perché non possiamo immaginare che il nostro governo italiano faccia come Israele e gli Stati Uniti degli accordi oltre, diciamo, quelli fatti europei, e poi chi non può comprare il vaccino, che costerà 10 euro, 8 euro, 12 euro, Vittorio Feltri oggi ha detto in esclusiva qui proprio al punto: diamo il vaccino ai poveri e chi non ce la fa, ma tutti gli altri per spendere 10 euro ce li abbiamo, compriamo veramente i soldi per tante sciocchezze, magari se i soldi non ce li abbiamo per accelerare la capacità di diventare un paese che raggiungerà l'immunità di gregge, visto che ci sono delle grandi lacune, compriamo sto vaccino. Ma bisogna comunque ricordarsi che
stiamo vivendo ancora, cioè il vaccino. Siamo passati da un mese fa che parlavamo di chissà quando finirà, eccetera. Oggi le case farmaceutiche sono differenti. Stanno arrivando più vaccini, adesso arriverà quello della Moderna. Stanno vaccinando. Noi per fortuna siamo rimasti in Europa ed è stato fatto un gran lavoro comunque dal presidente Conte. Non ha fatto un lavoro pessimo, ha gestito un'emergenza che non capitava dal dopoguerra. Quindi noi siamo, stanno arrivando i vaccini. Le case farmaceutiche stanno avendo, l'EMA sta approvando altri vaccini. Vi dirò di più, è stato approvato anche lo studio sulle cellule monoclonali anche in Italia, quelle famose che hanno curato però, Trump in 24 ore. Va bene, ma che c'è? Stai dicendo delle cose molto importanti, ma c'è un disordine che non si spiega. Io mi auguro che Draghi dia chiarezza ad un piano che non è ancora chiaro. Io non so che fine farà suo Arturi, che quasi l'assenza mi mancherà, perché per quanto cose ha dette non disattese. Cioè, mi spiego, non può assolutamente un commissario straordinario illudere nessuno. È partito con sparato dicendo che parlando di una campagna vaccinale che avrebbe portato risultati subito, immediati. Qui non si sta parlando di vaccini che sono rimasti nei frigoriferi degli ospedali, qui stiamo parlando di vaccini che non sono arrivati, sono stati ordinati dei numeri importanti, non sono arrivati, stanno arrivando. Abbiamo bisogno di una cabina di regia forte come quella che avevamo. Questa sarà ancora più forte perché, ripeto, non dovrà fare i conti con la politica. Dalla settimana prossima, parlo della regione Puglia, ho letto da qualche parte, partiremo dal giorno 15 con le prenotazioni per vaccinare gli uomini ultra ottantenni. E ci auguriamo che questo succeda. Sia sul sito, ma anche in farmacia, anche tramite il medico curante. Cioè è un momento difficilissimo, non ce lo dobbiamo scordare. Che ci auguriamo si possa risolvere. Però, scusatemi, torneremo sulla questione dei vaccini. Adesso però mi devo occupare di un altro argomento che riguardano proprio i famosi ristoratori. I ristoratori che proprio in questi giorni, nelle più importanti città, ma proprio a Bari, proprio da noi, sono scesi in piazza l'altro giorno proprio per protestare per la paura di chiudere le loro partite IVA. Partiamo così. Hanno imposto costose misure anti-Covid che abbiamo repressivamente messo in atto a fronte di spese davvero impegnative. Ci hanno definito la movida, anzi peggio, ci hanno definito i portatori della mala movida. Vogliamo delle risposte chiare da questo governo e ce le devono dare. Quel lockdown abbiamo sanificato tutto, abbiamo fatto mille cose per far restare il cliente in sicurezza. Dopo tutto questo, vederci limitati alle 6 di sera non ha senso. Noi vorremmo chiarezza, noi vorremmo la chiusura. Si assumessero le responsabilità verso le aziende che devono chiudere, altrimenti in questo momento questa crisi la stiamo pagando solo noi. Allora, una crisi che, come hanno detto tanti commercianti, la stiamo pagando soltanto noi. Ferri. È una crisi evidente che porta alla disperazione non soltanto economica ma soprattutto psicologica, perché quando i due elementi non funzionano si apre veramente una indignità dell'essere umano. Io sono convinta e mi dispiace che questa crisi governativa si sia verificata ora, ma con l'auspicio costruttivo è che Draghi riesca a creare un equilibrio strutturale della politica. Ora mi ricordo quello che si è verificato negli anni 50, non soltanto quando il centrodestra e il centrosinistra si sono fusi e hanno creato la Costituzione, che è frutto di un'idea compatta, e quindi mi fa sperare come era l'unità, scostandoci da quelli che possono essere le idee, pensieri lunghi o brevi, Draghi riesca a dare una, ripeto, dignità all'Italia, con unità senza nord e sud, un riscatto europeo, perché giungono, come nel 1950, il piano Marshall, un sacco di finanziamenti, anche ora, perché questi vadano per le imprese. Partirei proprio dal tema ristori che ho trattato giovedì scorso in commissione, quarta commissione del Consiglio regionale.
su quei comuni che nel mese di dicembre sono rimasti con ulteriori restrizioni. Abbiamo sbloccato finalmente quei ristori con le Camere di Commercio che stanno pubblicando il bando e quindi sono tutti i comuni, ad esempio, dell'Alta Murgia, della provincia della Bat e di Foggia. Ecco, in questo modo bisognerebbe accelerare le procedure, eliminare, mettere più autocertificazioni, perché la richiesta del DURC per la richiesta dei ristori diventa complicato, quindi con l'autocertificazione quindi abbattiamo un po' i tempi e siamo più vicini ai ristoratori. Serve in questo momento da rappresentanti istituzionali che insieme senza proviamo dimenticare ad abbattere... Paolicelli, quello che ha detto Versace, perché Versace prima ha detto una cosa importante: davvero ci sono un sacco di suicidi da parte veramente di tanti imprenditori. Gianluca. Sì, aggiungo un'altra cosa, Manila. Intanto mi permetto di aggiungere soltanto una reminiscenza mia scolastica, voglio dire. Un grande presidente della Repubblica, che era anche un grande economista, si chiamava Luigi Einaudi, forse qualcuno lo ricorderà. Beh, sì. Certo. Disse un giorno che il nostro paese, che l'Italia, si sarebbe salvata e sarebbe riemersa dalle macerie ancora fumiganti della guerra. Eravamo distrutti con le pezze al culo, per così dire. Ci saremmo salvati tutti insieme, politica e uscirne insieme, non se avessimo creduto nel piano Marshall, pur importante, ma se avessimo creduto nell'istruzione, nell'educazione, nella ricerca scientifica, le vere e proprie industrie del futuro. Caro collega, detto questo, Manila... No, prego, prego. No, detto questo, hai ragione Gianluca, però sono tre cose che non mi sembra siano state prese in considerazione ultimamente, o sbaglio? Detto questo Manila, unitamente al discorso dei suicidi, che viene trascurato troppo, ahimè, dal racconto, dallo storytelling dell'informazione nazionale e dai grossi talk, che evidentemente lo considerano un fenomeno risibile o un effetto collaterale trascurabile, visto a questa narrazione di un'unica emergenza che è la pandemia del coronavirus, come la chiamo io, faccio notare che noi, che stiamo parlando da giorni, da settimane, a pignone fisso del recovery fund, del recovery plan e di questa roba qua, trascuriamo che a nord-est, nel ricco Triveneto, c'è già un altro recovery, e io lo chiamo recovery Indrine, perché la 'Ndrangheta, con la sua liquidità enorme, la conosco visto che sono calabrese, si sta comprando, la 'Ndrangheta dei colletti bianchi, tutte le industrie decotte in crisi, dove gli imprenditori sono alla disperazione, e avendo quella malavita da riciclare, che è un problema che non sta solo lì nel Triveneto, ma che riguarda anche purtroppo noi del Sud. Abbiamo anche un altro problema: le più grandi importanti strutture ricettive della nostra regione, e non soltanto, attualmente sono oggetto delle attenzioni, io direi morbose, di molti investitori cinesi che evidentemente, approfittando dello stato di grande difficoltà dei nostri imprenditori, stanno provando a fare incetta. Parlo della Puglia, della nostra Puglia, che è la regione più bella del mondo, non lo dico io, l'ha detto National Geographic, ma parlo anche di una bellezza pazzesca come Venezia, la città di Venezia, dove leggevo l'altro giorno sul Sole 24 Ore, c'è il concreto rischio che più del 37% delle attività economiche e commerciali di Venezia vadano in mano ad investitori cinesi, che poi sappiamo bene drenano risorse dal nostro territorio per rispedirle in Asia. Io credo che anche sotto questo punto di vista il nuovo governo dovrà dire la sua, perché noi abbiamo bisogno assolutamente di una spinta sia dal punto di vista della credibilità internazionale, e il giornalista ha detto una cosa sacrosanta: noi abbiamo i migliori servizi al mondo, abbiamo la diplomazia migliore al mondo, perché la nostra è una diplomazia di carriera e non di nomina politica, però giornalista, io ricordo che noi in 75 anni abbiamo cambiato 66 governi. Cioè, mentre la Merkel, mentre la Germania si è seduta con Schröder, Helmut Kohl, Angela Merkel, e no, noi abbiamo cambiato 66 governi. Hanno una politica governi. Più collaudata. Cioè, di che stiamo parlando? Noi, il vero problema è quello, è semplicemente questo. Cioè... Sì, vedo che sì, ci sono tanti argomenti di cui parliamo, insomma, tutti insieme. Sicuramente sono d'accordo questa volta con questa analisi. E quando si paragonano paesi completamente diversi, perché tutti abbiamo una storia completamente diversa, parlando di paesi europei, parliamo della Germania, parliamo insomma dell'Italia, appunto. Abbiamo avuto non so quanti dalla creazione della 66 Costituzione, siamo stati 76 di governi. Questa ultima crisi di governo
governo, non è di andare nel merito, ma nella procedura, nell'immagine, naturalmente è cosa che ha disorientato il mondo intero, ha disorientato tutta l'Europa. Dice, un momento, adesso con chi ci troviamo a parlare? Quando è stato eletto Biden, ha chiamato tutti, non sapeva se doveva chiamare Conte o non doveva chiamare, perché no, aspetta, adesso rimane in carica, insomma, questo non è un problema rilevante, però fa parte della nostra storia, della storia dell'Italia, purtroppo. E parlando prima del discorso dei vaccini, perché poi si aprono tanti spunti, c'è abbastanza retorica che sento, perché noi, ieri il Consiglio Superiore della Sanità ha detto che l'Italia è solo al secondo posto dopo la Germania per la distribuzione dei vaccini. Ora, tutti gli altri paesi, non ci parliamo, riempiamo la bocca di parlare Israele, gli Stati Uniti. Israele è una realtà completamente a parte, sono soltanto 9 milioni di persone e 4-5 sono già state vaccinate. Cioè, esiste la Russia, c'ha il loro vaccino, sono partiti con una vaccinazione di massa, adesso non è più per categoria, e non li distribuiranno finché non hanno vaccinato tutti quanti loro. A proposito della Russia, Nancy, hai fatto bene. La Russia, e mi piace molto questo attacco che hai fatto, sembrerebbe aver raggiunto davvero l'immunità di gregge attraverso il loro vaccino, perché ricordiamo che la Russia ha prodotto un vaccino interno. Certo. Guardate. Le immagini della produzione del vaccino russo Sputnik V contro il Covid-19. La Russia ha aggiornato i dati affermando che il suo vaccino Sputnik V è efficace al 95%. Il prezzo per una dose di Sputnik V per il mercato internazionale sarà inferiore a $10, ha annunciato il Fondo Sovrano Russo in una dichiarazione separata, specificando che la vaccinazione per i cittadini russi sarà gratuita. Putin rassicura. Il farmaco testato anche su una delle sue due figlie, sperimentato per una sola settimana, sembra su un centinaio di persone, all'Istituto Gamaleya di Mosca. Versace, la Russia sembrerebbe tornare alla normalità quanto la Cina, a farle le spese l'Europa, che deve andare d'accordo, deve seguire un piano ovviamente sia di collocazione, distribuzione, e oserei dire devono insomma mettersi tutti d'accordo, come dire, facciamo parte tutti dello stesso carro, però a farne le spese sono i cittadini. Perché non importare il vaccino dalla Russia, visto che ha una garanzia efficacia del 95%? Soprattutto perché non produrne uno in Italia? Ecco, faremo prima, no? Sì, per non essere sotto questo ricatto, perché di fatto si tratta di una forma estorsiva, da parte delle case farmaceutiche, qualcosa di simile il mondo lo visse, soprattutto l'Africa, Manila, è una storia, nil novi sub sole, l'abbiamo già vista, no? Per il vaccino che poi non si è trovato in effetti, ma per le medicine, diciamo, per i farmaci contro l'AIDS, no? Le case farmaceutiche ricattano il mondo, è un modo per mantenere il proprio equilibrio lobbistico, voglio dire, quindi da questo punto di vista niente di nuovo. Giusto, l'autarchia dovrebbe essere da questo punto di vista salvifica, provvidenziale. Io però, Manila, prenderei con le pinze e con cum grano salis, dicevano i latini, cioè con beneficio di inventario, quando da paesi con una forte opacità dal punto di vista della trasparenza dell'informazione, cioè veri regimi, esatto, come l'India, certo, la Cina, certo, e la Russia, ci dicono che hanno raggiunto l'immunità di gregge, certo, specialmente dalla Cina. Sbaglio? O è proprio la Cina che ha nascosto, che ha celato, che ha addirittura arrestato, incarcerato coloro i quali ci volevano mettere, dare un warning, un allarme forte, aggiornare di tutto quello che succedeva nella Cina? Beh, lo sappiamo, sotto la loro dittatura era difficile per noi metterci in contatto con loro. Il collega ha ragione, abbiamo dimenticato facilmente che in questi paesi c'è la censura. Ecco, c'è la censura, come abbiamo dimenticato che in questo paese negli anni non abbiamo mai investito nella ricerca, motivo per il quale arriviamo in ritardo nella scoperta di un vaccino italiano. La ricerca
scientifica nella scuola, non si è investito, non è una questione, i riflessi li stiamo vedendo con questa situazione contingentale gravissima, ma il problema è che per decenni, per 10 anni, sono fatti solo tagli alla sanità e non si è investito nella ricerca scientifica. Come dice Versace, pensiero breve, pensiero lungo. In questo caso l'Europa nel mondo ha espresso di aver avuto un pensiero molto corto, inefficace, approssimativo e arrivato in ritardo. Quindi, al netto di tutto, speriamo che questo ritardo venga recuperato. Non possiamo negare che abbiamo il mondo ha accorciato i tempi di ricerca. Cioè noi un anno fa di questo periodo eravamo in pieno lockdown, parlo in Italia, avevamo paura anche ad uscire dall'uscio di casa. Ce lo siamo già dimenticati, d'estate siamo andati a ballare come se nulla fosse, tutti quanti. Quindi in un anno siamo riusciti ad avere i vaccini, tutto il mondo, si è attualizzato per la ricerca. Noi crediamo nelle DPCM che ci hanno parlato. Tu sei andato, forse pure andato a ballare in estate, ma a settembre il ministro dell'istruzione, le regioni eccetera eccetera hanno mandato i ragazzi a scuola in autobus che erano, sembravano dei carri bestiame. Quindi prima di ricordarci diciamo dell'estate, a settembre, e poi c'era il ministro dei trasporti che ha detto non è detto che sugli autobus si misti. Sono stati integrati alla riapertura, parliamo della città di Bari, la riapertura, il comune di Bari, ringrazio il presidente Vulcano, erano strapieni. Il presidente Vulcano dell'AMTAM, di sua iniziativa, abbiamo puntato le corse, uno per volta, per favore. Non portiamolo sempre su un piano politico. Se parliamo di Bari, la riapertura a settembre, ancor prima di un DPCM, il nostro presidente dell'AMTAB ha aumentato le corse. Ma erano pieni gli autobus, Nicola, chiede ai cittadini, non sono arrivati di DPCM. Allora, riapritemi per favore, riapritemi gentilmente ancora il collegamento con Versace. Gianluca, sto per dare una notizia importante questa sera, perché siamo onorati e fieri proprio qui al Sud, perché devi sapere, non so se hai letto la notizia, a Bisceglie, il dipartimento proprio dell'ASL di Bisceglie ha comunicato che hanno superato la prima fase di sperimentazione di un vaccino completamente italiano. È in esclusiva, quindi te la passo la notizia, perché se domani mattina vuoi parlarne, dopo che ne abbiamo parlato noi questa sera, a Notizie Oggi, il tuo programma di grande successo, sto per intervistare proprio il primario del reparto malattie infettive che ha messo in atto questo vaccino davvero importante, e soprattutto avremo anche il direttore del dipartimento dell'ospedale di Bisceglie che ci racconteranno in esclusiva questa cosa, quindi stiamo per averli in diretta tra qualche minuto. Cosa ne pensi, Gianluca, e poi ti saluto? Intanto ti ringrazio molto dell'invito e saluto tanto i tuoi ospiti, è stato un piacere essere con voi. Ma perché ci sorprendiamo, Manila? Il genio italiano, da che mondo è mondo, ha sempre fatto da capofila e da apripista per le cose. Abbiamo avuto le intelligenze più lucide e lungimiranti e significative del mondo. Abbiamo avuto artisti, scienziati, scopritori, inventori. Perché dovrebbe essere diverso adesso? Adesso, anzi, è l'occasione per ritrovare non tanto sciovinismo e un orgoglio posticcio, ma la capacità di capire che noi ce la possiamo fare recuperando quest'anima forte dell'intelligenza italiana. Ce la possiamo fare, grazie al mio collega Gianluca Versace. Domani mattina saremo in diretta ovviamente a guardare Canale Italia, il tuo programma di grande successo che spesso partecipo. Grazie, torna quando vuoi, stava per cadere la penna, ma non cadiamo noi, anzi siamo pronti, perché tra pochi minuti, come già anticipato, mi sto per collegare in diretta proprio con il primario del reparto di malattie infettive dell'ospedale di Bisceglie, con il direttore sanitario, perché stiamo per dare una notizia esclusiva proprio al punto. Il primo vaccino prodotto, che sarà prodotto in Italia, così si spera, ha superato la prima fase e tra poco avrò questi grandi protagonisti. Grazie a tutta la politica territoriale, grazie ancora al mio collega Gianluca Versace, una manciata di minuti, grazie ancora, tra poco l'esclusiva e poi dedicherò anche molte polemiche, perché mi sto per collegare per un'inchiesta che sto per fare nel mondo degli infermieri, degli OS che sono stati licenziati e che faranno un appello in diretta questa sera al punto. A tra poco.
Eccoci ritrovati insieme nella lunga maratona del punto, 3 ore insieme, siamo sempre in diretta e stiamo per affrontare un'altra tematica davvero importante. Come già anticipato nella parte precedente della trasmissione, siamo onorati in Puglia, tra poco faremo una comunicazione ufficiale che parte proprio dalla nostra regione, a Bisceglie. Avete saputo la notizia dell'ultima ora, sembrerebbe che siamo pronti per la sperimentazione di un vaccino che ha già superato la prima fase e io avrò in esclusiva proprio il primario del reparto di malattie infettive dell'ospedale di Bisceglie insieme al direttore sanitario della struttura che ci comunicheranno questa notizia davvero importante, fiera di essere insomma pugliesi. Continueremo a fare il punto della situazione, se da una parte parleremo ovviamente dell'eccellenza dei nostri medici al punto tale che hanno messo in campo la ricerca per un nostro vaccino in tutto italiano, dall'altra parte però parleremo di grandi difficoltà, di un appello che stanno per fare in diretta degli OSS proprio sempre lì nella BAT. E allora vado subito a salutare i miei ospiti, ho un sacco di collegamenti e vado a salutare, lo ringrazio perché tra l'altro siamo proprio in tema di commemorazione di un avvenimento che tra poco ce ne parlerà, lo ringrazio. Eccolo qui, con noi c'è Fabrizio Tatarella. Grazie a voi, buonasera per l'invito. Dall'altra parte ringraziamo da Fratelli d'Italia Irma Melini. Buonasera. Lista De Caro, con noi Angela Perna. Buonasera, grazie. Saluto dal gruppo misto, invece c'è Giuseppe Campanelli. Buonasera a tutti. Partito Democratico Massimo Maiorano. Buonasera. Ed è rimasto con noi il direttore di 20x4, la testata online. Buonasera. Con Antonio Carbonara. Buonasera a Grazie. Tutti. Grazie. Allora, come vi ho anticipato, tra poco sto per collegarmi proprio con una delle piazze della BAT perché siamo per fare un'inchiesta. Siamo per occuparci di un argomento che già qualche mese fa avevo ricevuto proprio in redazione un audio di un OSS che già ci anticipava e gridava lo scandalo, in quanto moltissimi OSS, sembrerebbe, hanno perso il posto di lavoro proprio in piena emergenza. Quindi la domanda che ci facciamo questa sera a tutti i politici qui questa sera è: come è possibile proprio la figura dell'OSS, che è importante di sostegno all'attività degli infermieri, dei medici, in questo momento vengono licenziati e mandati a casa? E allora, prima di collegarmi, io intanto avviso i politici di darci delle risposte questa sera. Il mio inviato del punto è collegato nella BAT, lo vedo lì, Giuseppe Spalluto, buonasera, dove sei? Raccontami che cosa sta succedendo. Buonasera a voi dallo studio, siamo alle spalle dell'ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie. Alle mie spalle, qui come vedete, ci sono circa una trentina, ma sono solo una piccola rappresentanza dei operatori sociosanitari che citavi tu da studio, che sono stati licenziati. In totale sarebbero circa 150 che in questo periodo, da una settimana, dal 31 gennaio scorso, da quando è scaduto il contratto, sono senza lavoro. Accanto a me ho il rappresentante della CGIL Funzione Pubblica della BAT, il dottor Luigi Marzano, coordinatore sanità. Buonasera. Allora sera, Giuseppe, buonasera. Giuseppe, ascoltami. Sì. Grazie per avermi presentato il tuo ospite, direi, come dire, il leader di questa protesta, insieme a tutti i tuoi ospiti, che tra poco facciamo il punto. Ovviamente io partirei dalla copertina e quindi lanciamo questo servizio perché io ho ricevuto un altro audio, sempre da parte di uno degli esponenti di questa protesta, dove mi racconta delle cose davvero abbastanza particolari. Ce l'abbiamo solo noi in esclusiva, partiamo così e poi il tuo ospite mi chiarirà meglio che cosa sta succedendo proprio là nella BAT. Guardate. Sono un OSS chiamato per fronteggiare l'emergenza Covid in piena pandemia agli inizi di marzo, ma dopo aver svolto servizio, la regione e la mia azienda mi hanno dato il ben servito mandandomi a casa. Oggi mi permetto di parlare a nome degli 800 OSS licenziati tra la BAT e Brindisi, denunciando la carenza di organico nelle strutture ospedaliere, tali da non poter garantire i livelli assistenziali ai cittadini. La nostra regione è dichiarata ancora regione arancione, non siamo usciti da questa pandemia, eppure i nostri vertici hanno deciso tranquillamente di mandarci a casa, mentendo e dichiarando che al nostro posto sarebbero arrivati dei sostituti. Gli ospedali sono sguarniti di personale,
i medici e gli infermieri si trovano a dover fronteggiare una realtà che in una situazione così catastrofica non è concepibile. Un paziente non può essere lasciato in balia di se stesso. I poveri infermieri, già sobbarcati dai tanti impegni, non possono di certo demansionarsi e fare il lavoro per il quale non vengono comunque retribuiti. Quindi gli infermieri cosa dovrebbero fare? Dovrebbero pensare a pulirli, a fargli l'igiene, a cambiargli le lenzuola o a dargli una giusta terapia? Un audio davvero particolare che è stato consegnato a noi proprio per parlare di questo argomento davvero molto delicato. E allora, apritemi l'audio proprio lì nella BAT con il mio inviato che stava appunto presentandomi l'ospite ad avvallo di queste che sono delle dichiarazioni davvero molto forti. Allora Giuseppe, sentiamo pure. Sì Manila, allora ricostruiamo un attimo la vicenda. L'antefatto, dottor Marzano, che cosa è successo? È successo che 160 operatori sociosanitari nell'ASL BAT e altrettanti nell'ASL Brindisi e 800 in tutta la Puglia, dal mese dal 31 alla loro scadenza naturale del contratto a tempo determinato da precari, il 31 gennaio del 2021, sono rimasti diciamo a casa, seppur in un periodo particolare di vita del paese a causa dell'emergenza Covid. Qui in particolare noi stiamo rappresentando appunto alla direzione generale la possibilità di una proroga, seppur tecnica, dei contratti di lavoro a tempo determinato, ma nello stesso tempo questo, il personale operatore sociosanitario è stato sostituito con altrettanti contratti di lavoro precari a tempo determinato assegnati solo per 4 mesi. Quindi a nostro avviso si genera precariato su precariato. Questa gente è da formare comunque, giusto? Rispetto a loro che hanno trascorso un periodo e hanno imparato a vivere in emergenza nelle corsie. Noi quello che stiamo rappresentando appunto a sostegno delle preoccupazioni e del disagio degli operatori sociosanitari è proprio questo fatto. Gli operatori attualmente rimasti a casa si sono formati sin dalla prima ondata, sono stati regolarmente assunti con un avviso pubblico e naturalmente per noi rimane insensato il fatto di lasciare a casa personale operatore sociosanitario che si è già formato e ha acquisito un'esperienza professionale sul campo, soprattutto in un periodo difficile del paese, parlo della prima ondata, e sarà sostituito da personale che dovrà essere affiancato e formato. Ma come è possibile una cosa del genere? Irma Milini, come mai tutti questi OSS in un piano di piena pandemia sono stati lì lasciati con il lavoro perso? Questi non possono più sfamare le loro famiglie e nessuno, i sindacati non intervengono. Come è possibile una cosa del genere? Ma io approfitto della diretta anche per fare un passo indietro, cioè a settembre di quest'anno in piena campagna elettorale il Presidente della Regione in carica, pro campagna elettorale, annunciava il maxi concorso proprio sulle OSS, quindi a dicembre i sindacati chiedevano addirittura che quella graduatoria dove c'erano 2600 persone che erano idonee a questo concorso dovesse continuare a procedere, quindi dovessero chiamarli dal concorso. Quindi io approfitterei per chiedere in diretta loro come si pongono rispetto a chi oggi ha passato quel concorso ed è in attesa di essere chiamato, perché anche questo è un altro tema. No, anche cioè, perché io ti anticipo che la prossima settimana avrò in esclusiva qui il presidente Emiliano che sarà con me in diretta e quindi potremo chiedere al presidente la questione degli OSS della BAT, come mai c'è questo punto di non ritorno. Maiorano, voglio dire, chiederemo al presidente questa situazione, questo chiarimento, certo. Ma sì, ci sono decine e centinaia di famiglie lasciate per strada. Certo, il problema è molto ampio, a parte il fatto che la graduatoria mi pare che sono circa 5.000 gli idoni che sono stati registrati per quanto riguarda gli OSS. Quindi bisogna capire meglio quali sono i 140 coloro che hanno sostituito gli altri che sono andati via, cioè che sono stati messi mandati in cassa integrazione. Certo. Però io direi che su questo tema fare un approfondimento ancora più ampio, perché mi risulta che anche nelle strutture sanitarie private
Il problema anche lì sussiste. Io conosco alcune ossa addirittura che in 3 mesi hanno cambiato 4 strutture di RSA. Il sindacalista ospite dall'altra parte, che saluto e al quale va tutta la mia solidarietà, è più esperto di me nel ricordarci che la Corte europea si è spesso pronunciata con sentenze contro l'Italia, incapace di trasformare lavori a tempo determinato a tempo indeterminato. Mi chiedo se il concorso in situazioni di emergenza, così spesso i concorsi italiani faraginosi, complessi, possano essere l'unico criterio di assunzione, quando gli operatori che sono lì a casa, gli apicelie, in realtà hanno titoli, hanno esperienza, hanno professionalità, e penso sia questo sufficiente. L'intera situazione, perché stiamo in una situazione di emergenza. Queste figure professionali sono fondamentali per sconfiggere, ma soprattutto perché aiutano tanto quelle persone che hanno bisogno, quelle persone disagiate che si trovano nell'ospedale. Maiorano, quindi, secondo me, bisogna fare un discorso più ampio. E quale non sarebbe solo, questo non discorso solo più nelle ampio, strutture Maiorano. Pubbliche, ma anche nelle strutture private? Maiorano, perché tu mi risulta che anche nelle strutture private io c'è non conosco, io non cambio, conosco, non cambio, conosco i criteri, non conosco i criteri. Ti confesso che io non conosco i criteri di assunzione della regione Puglia e dell'ASL, ma è assurdo immaginare, vedere questa gente che potrebbe essere oggi dentro dei reparti accanto a chi ha bisogno in quelle condizioni, sia coloro che lavorano nelle strutture sanitarie, però sta parlando Lamerini, scusate, uno per volta, sia quelle che lavorano nelle strutture private. Quindi questo va bene, siamo d'accordo, Maiorano, dobbiamo dare riconoscimento e la dignità lavorativa a tutti. Abbiamo sottratto manodopera preziosa a importanti reparti. Per favore, non gridate. No, io non però grido, un attimo, io non grido, c'è la Melini certo che sta aggiungendo una cosa, scusatemi, il scusate, aspetta Antonio, per favore, per favore. Potendo fare una sintesi, visto che parliamo di Puglia, mi sembra evidente che, anche perché hanno appena detto che al loro contratto a tempo determinato è seguito un altro contratto a tempo determinato, non ha detto che hanno attinto dalle liste del maxi concorso, quindi il tema vero è che in questa regione la riprova sulla sanità sono tante, è che si continua a quando prendono dalla graduatoria, siccome la graduatoria è regionale, ci sono persone di forza. Però possiamo chiederlo, però la Melini, scusate, però Maiorano, la Melini ha sollevato un dubbio. Ecco perché, io ho indicato ecco qui gli host che sono 30 di 140 e tra poco, no, è molto ampio, e tra poco mi sto per collegare con un'altra figura istituzionale, un attimo, che mi presenterà che questa lacuna, questa inchiesta che sto lanciando io stasera, ce ne sono addirittura 800 in Puglia che sono tornati a casa. E allora tra poco avremo un altro collegamento, ve lo anticipo, però torniamo lì, proprio lì nella BAT, perché Giuseppe Irma Melini stava facendo una domanda, cioè Irma, vuoi ripeterla questa domanda? Allora, siccome voi, dopo di voi, hanno attinto al maxi concorso, alle graduatorie del maxi concorso, o hanno fatto un altro contratto a tempo determinato con altri operatori? Perché il tema è, quando sapevano che il vostro contratto era in scadenza, no? Qualcuno, ecco l'inchiesta, vi ha promesso che ve l'avrebbero rinnovato, o vi hanno detto, signori, il contratto è in scadenza naturale, ma noi abbiamo fatto un concorso a settembre, avete risposto al concorso, non vi siete qualificati con i criteri del concorso, cioè dopo di voi stiamo attingendo a quella graduatoria, o semplicemente invece abbiamo illuso altre persone per un altro ottima tempo osservazione, grazie Irma. Allora facciamo rispondere Giuseppe. Sì, è giusto che risponda direttamente il signor Marzano. Noi voglio precisare che stigmatizziamo qualsiasi contrapposizione tra i lavoratori. Noi da sempre la CGIL è a favore del superamento del precariato, ma oggi stiamo discutendo di sostituire degli operatori sociosanitari. Quindi che hanno acquisito una formazione sul campo in un momento particolare di emergenza del paese con altri operatori sociosanitari, seppur riveniente dalla concorso regionale di Foggia, con un ulteriore contratto precario di solo 4 mesi. Quindi il precario, mesi. Che ecco chiama il precario, siamo un po' il dispiaciuti gatto che si del morde fatto la che coda, la direzione generale dell'ASL BAT insieme a Brindisi
dal maxi contratto il classico gatto che si morde la coda. Cioè il direttore, la direzione generale dell'ASL BAT e la direzione generale di Brindisi, su invito del Dipartimento Salute Regionale, che invitava, seppur nel rispetto dell'autonomia gestionale delle singole direzioni generali, a differenza dell'ASL di Lecce e di Taranto, non ha ritenuto prorogare i contratti a personale già preparato, già formato e già qualificato, sostituendoli con contratto a tempo determinato. Per noi, se si supera, se si attinge dalla graduatoria con contratti a tempo indeterminato, saremmo, diciamo, felicissimi, ma nello stesso tempo la proroga, l'invito della Regione e alle direzioni di prorogare di almeno 2 mesi il contratto serviva ad elaborare una puntuale, diciamo, un puntuale fabbisogno del personale non rispondenti alla, diciamo, alle risorse economiche disponibili. Diciamo in parole povere, Marzano, fermati, Giuseppe Spalluto, fermati, in parole povere era meglio dare un quadro di valutazione senza sostituire os con altri os e mandare quelli a casa e mettendone altri a sostituzione di questi. Prego, no, Campanelli. Il pasticcio, secondo me, nasce dall'inizio, cioè perché si è arrivati tardi, come in ogni questione che riguarda la sanità italiana, in particolare quella pugliese, sulla stilare la graduatoria del concorso. Perché si è arrivato ad assumere precari? Perché si è arrivati molto in ritardo, perché la pandemia, si ha conoscenza della pandemia da più di un anno. La graduatoria del concorso, il risultato del concorso per i posti a tempo indeterminato è stata pubblicata a fine giugno. Quindi questo è il problema. Ed ecco perché poi c'è questo precario, poi si chiamano i secondi precari. E poi vorrei aggiungere una cosa. Un altro vizio di forma sul precariato e su questi contratti a tempo determinato è quello che la legge dell'ex ministro Madia nel mille proroghe prevedeva una regolarizzazione dei lavori precari, certo, dopo un certo numero di mesi, dopo 36 mesi. Se non ricordo male. Dicevo io, c'è la Corte, quindi anche questo è un meccanismo per evitare di arrivare. Quindi il grande pasticcio è, secondo me, quello di poter arrivare un giorno a programmare in tempo i concorsi e le graduatorie. Fabrizio. Io sono abbastanza preoccupato di quello che ho sentito e di quello che ho visto. E, sia quello che diceva il direttore Carbonara che l'amico Campanelli, l'Europa ci ha già puniti tante volte. Io non vorrei che questa sia l'ennesima presa in giro ai danni dei cittadini, specialmente pugliesi, e che non sia la spia di quello che potrebbe accadere da un momento all'altro quando terminerà il blocco dei licenziamenti, quando noi rischiamo una vera e propria bomba sociale. Io non vorrei che ci siano tante persone in mezzo alla strada e a queste vadano ad aggiungersi tantissima altra gente ad aprile. Ma però questo è il ruolo della politica. È il ruolo della politica, però parlava di persone in mezzo alla strada. In mezzo alla strada ci sono loro, guardateli, sono questi 30 os di 140, questa è la prima parte della mia inchiesta. Andiamo proprio a collegarci ancora con il mio inviato, Giuseppe Spalluto. Sentiamo alcuni di loro, perché poi loro hanno delle famiglie, Giuseppe. Certo. Voglio sentire proprio dalla voce di questi signori che poi mi dicevano che portano veramente il sorriso, l'aiuto, il sostegno al malato Covid, soprattutto in questo momento. Dimmi, Giuseppe. Certo, loro sono fondamentali e lo dicono, lo sostengono alcuni infermieri che avrebbero voluto parlare stasera, ma purtroppo si sa per quale motivo non vogliono rischiare ovviamente il posto di lavoro. E quindi accanto a me abbiamo Rosa Rita Zingarelli, che è un OS che ha accettato l'incarico di lavorare all'interno dell'ospedale Vittorio Emanuele II, che vedete alle nostre spalle, di Bisceglie, però ha dovuto lasciare un lavoro a tempo indeterminato, vero? Sì, sì, è proprio così. Ci siamo spogliati di tutto, delle nostre abitudini, delle nostre famiglie. Abbiamo rischiato noi in primis e abbiamo fatto rischiare anche le nostre famiglie. E io, come diciamo, ad esempio, ho lasciato un posto indeterminato, un lavoro stabile per accettare questo incarico, questa missione, così chiamiamo. Ma questa è una follia, questa è una perché follia. Perché se tutti non accettavano
chiamano questa missione, nessuno veniva qui. No, però, è una follia, scusate, questa è veramente una follia. Assolutamente. Veramente, io chiamo le responsabilità di chi governa questa regione e gli addetti a questa materia, perché non è possibile che questi ragazzi hanno lasciato un lavoro sicuro per andare a aiutare chi sta morendo nelle corsie di ospedale e vengono poi licenziati in questa maniera. C'è bisogno di una revisione di questo modello, perché non è proprio una cosa plausibile. Prego. Sì, certo, effettivamente è preoccupante, diciamo, le testimonianze ci fanno onore il coraggio di questi ragazzi che effettivamente in un momento di pandemia e di emergenza hanno messo a disposizione la propria professionalità, magari illusi della possibilità che potesse permanere questa loro situazione lavorativa. Guardate quanti ce ne sono, sono tanti. Certo, loro rivendicavano effettivamente cosa? Che coloro che hanno già operato, soprattutto in un momento di emergenza, si siano già fortemente formati e quindi sarebbe stato necessario garantire un proseguo a questi ragazzi. Vedete, sono in tanti che vogliono parlare, hanno ragione, Giuseppe Spalluto, guardate, sta parlando con tanti di loro, perché ovviamente vogliono utilizzare il mezzo televisivo di questo programma, visto ovviamente da un sacco di gente, e stanno facendo degli appelli questa sera. Prego, Irma. Politica. Come si fanno a portare tanti voti se non prometti tanto lavoro? Il lavoro che viene promesso oggi dai politici che non andrebbero votati è a tempo determinato, non è un licenziamento, è una fine di contratto. Certo! Ma con chi stai parlando? Se noi siamo una trasmissione televisiva dove stiamo parlando di un tema importante, forse tu chi gestisce la regione Puglia? Non conosci, per esempio, perché ci sono stati questi ritardi? Poni questo problema, perché ci sono stati i ritardi? Sai perché? La graduazione. La graduatoria regionale, che in un primo momento era una graduatoria solo a livello di Foggia, della provincia di Foggia, a un certo punto è diventata regionale. Questa graduatoria ha subito tre ricorsi. Purtroppo la burocrazia italiana. Ma vogliamo fare un'estrapolazione delle promesse e delle questioni? Maiorano, ha prodotto un ritardo. Io non voglio giustificare nessuno. Io voglio semplicemente dire che questo è un problema serio. È un problema serio. Non si può parlare tanto per parlare. Questo è un problema serio. Le OSS vanno tutelate. Tutte quelle che in questo vanno tutelate, sia quelle che hanno fatto il concorso e quelle che invece lavorano nelle RSA, che lavorano negli ospedali, tutti devono essere tutelati. Quindi bisogna cambiare le procedure. Le procedure sono molto complesse. Fanno fare in ritardo. Ma che c'entra l'elezione? Ma che c'entra l'elezione? Ma chi ogni volta poni sempre un problema che non esiste in questa fase. In questa fase l'abbiamo già superato. Abbiamo già superato. Abbiamo superato quei momenti, adesso dobbiamo puntare a fare cose importanti. Abbiamo il 30 aprile, dobbiamo fare una proposta come governo italiano per investire i finanziamenti che abbiamo avuto a disposizione. Questi soldi li dobbiamo investire bene, dobbiamo iniziare a rivedere tutte le procedure dei concorsi, tutta la burocrazia che esiste. Ma che dici? Però scusate, Irma Melini dice bene, riapritemi l'audio, scusate, è importante, Irma Melini che mi dà questo suggerimento, ci sono 130 famiglie che sono rimasti a casa, scusatemi, a me non importa il colore politico, perché voi sapete che io invito tutti gli schieramenti, io non sono da nessuna parte, io faccio l'arbitro del programma più visto di questa regione e anche di qualche altra regione, perché io devo raccontare le cose come stanno, devo dare delle risposte a queste persone che mi chiedono aiuto. Allora, per favore, Giuseppe Spalluto, che fai un ottimo lavoro, mi vuoi ancora raccontare queste famiglie? Che cosa chiedono, Giuseppe? Allora, Manila, qui abbiamo Samantha Pilato, è arrabbiatissima perché ha una bimba piccola, giusto? Bimba piccola di 7 anni, ha un mutuo da pagare e suo marito, come lei, sono entrambi adesso disoccupati. Ecco, vi faccio sentire Samantha. Sentiamo Samantha. Sì. Grazie, come Samantha, per raccontare questa storia. Io ho una bimba di 7 anni e un mutuo sulle spalle. Ad oggi non so come fare. Io mi sento delusa e amareggiata. Loro non dovevano comportarsi in questo modo, in quanto noi abbiamo prestato servizio per 10 mesi, quando più di 20.000 hanno rifiutato questo incarico. Mentre io non ho mai esitato, dal primo momento ho accettato, anche contro il parere dei miei parenti, perché ho dovuto fare a meno di loro, ho dovuto fare a meno di un abbraccio di mia figlia quando rientravo a casa.
E tutto questo lo trovo ingiusto, ingiusto. È una settimana, non mi do pace, non mi do pace per questo, perché noi volevamo un riconoscimento e non è stato fatto. Anzi, ci hanno dato un calcio nel sedere e ci hanno mandato a casa. Io parlo a nome di tutti quegli operatori che ad oggi si trovano per strada, senza uno stipendio, senza un avvenire, senza un futuro. Vi rendete conto? Vi rendete conto? Ripeto, delusa e amareggiata. Campanelli, ti rendi conto che cosa stiamo raccontando questa sera in esclusiva al punto? Grazie Paolo. Mi sembra quasi svegliarmi in un altro posto, perché in tutti questi mesi, in questo paese, in Italia, ci hanno detto che avevamo poco personale sanitario, pochi medici, pochi infermieri. Hanno fatto gli appelli diverse regioni per recuperare personale. Oggi non abbiamo più bisogno, improvvisamente, nel pieno della pandemia. Siamo rimasti in tre regioni sono rimaste arancioni, fra cui la Puglia. Dobbiamo ancora iniziare un piano di vaccinazioni e qualcuno ci vuol far credere che queste persone non servono più. E poi l'ultima cosa, scusami Manila, mi fa impressione, io voglio fare i complimenti alle due lavoratrici che hanno parlato, che ci hanno messo perché la faccia, la cosa che l'altro mi fa più impressione è che ha detto il cronista che molti, giustamente, per carità, hanno paura di esporsi. Questa è una cosa gravissima, perché mette in discussione la trasparenza del lavoro nella nostra regione. Giuseppe, scusami, diceva Campanelli, per quale motivo c'è questa percezione della paura, no? Diceva il nostro politico, come mai alcuni si sono sottratti nel raccontare? Perché la trasparenza in questo momento, anzi, va da parte nostra tutta la solidarietà per aver scelto di metterci la faccia. Voglio dire, non biasimiamo nessuno. Intanto, con chi sei tu, Giuseppe? Poi ti saluto perché so che abbiamo altre cose da fare. Dimmi. Allora, abbiamo l'ultima testimonianza, si chiama Mauro e anche lui ha perso da una settimana il proprio posto di lavoro ed è lo stesso arrabbiato. Mauro, sentiamo. Ciao Manila, è come essere andato in guerra, aver combattuto un nemico invisibile ogni giorno a disposizione dei nostri pazienti, a disposizione della collettività, ed è aver ricevuto un calcio nelle terga. Grazie non so a chi, onestamente noi non ce lo sappiamo spiegare ancora. Sentiamo parlare di numeri, graduatorie, operatori sociosanitari, concorso, eccetera, eccetera, ma qui dell'aspetto ludico e umano della gente non si è tenuta conto. Non si è tenuto conto che noi abbiamo rischiato l'esclusione sociale, perché ci hanno escluso amici, rete parentale, tutti, perché è quasi fossimo degli appestati. Appestati noi non siamo mai stati, siamo stati soltanto persone, Manila, che ci siamo messi a disposizione, ripeto, di una serie di persone, Mauro, che sono state colpite da questo maledetto virus che Mauro, non abbiamo io mai ti ringrazio. Mauro, ascoltami, io ti ringrazio. Giuseppe, scusami, io fai i ringraziamenti, Giuseppe, a tutte queste persone, a Mauro che ha affidato la sua storia, come a tutte queste ragazze che hanno deciso questa sera di venire qui a raccontarlo al punto. Io ti ringrazio a nome veramente di tutta l'azienda, perché voi che ci mettete la faccia siete veramente comprensibili, non siete degli appestati, voi siete gli eroi che avete sostenuto tutte quelle persone malate, le persone che hanno bisogno di questo servizio. E quindi io chiamo la responsabilità della politica territoriale a darmi delle risposte, perché è inaccettabile che queste famiglie vadino a casa dopo che ci hanno messo la faccia, il loro sacrificio, hanno rinunciato a un lavoro a tempo indeterminato. Tutto questo non è possibile. Io non vi abbandono, ma tornerò sulla questione. Giuseppe, ti saluto perché so che lì, sempre Biceglie, stiamo dando l'altra parte della medaglia, perché tra poco avrai degli ospiti importanti. Quindi ti lascio per il momento, ma ti chiamo tra qualche minuto. E allora, Fabrizio, è una situazione veramente al limite, un punto di non ritorno. È una situazione al limite di una gravità estrema, però io voglio riconnettermi alla prima parola che ha detto l'operatrice sanitaria, ha detto noi non ce l'aspettavamo da loro. La domanda è loro chi? Questi loro sono le persone che devono dare delle risposte, che evidentemente hanno fatto delle promesse che non sono stati in grado di mantenere, per cui la domanda è a una... Esatto. Va diretta a qualcuno e la risposta politica deve essere data in modo istantaneo dalle istituzioni politiche preposte, che sono
quelle che conosciamo. Grazie Fabrizio, ma la mia inchiesta continua perché non riguarda solo la BAT, ma riguarda, e adesso avrò e la ringrazio, in collegamento con noi c'è proprio Chiara Cleopazzo che ci ha messo la faccia dalla CGIL host di Brindisi, perché Chiara da fare veramente delle dichiarazioni importanti, perché sembrerebbe che quello che stiamo raccontando questa sera riguarda addirittura 800 host mandati a casa. Chiara! Salve, buonasera, io vi ringrazio innanzitutto per aver dato l'opportunità a queste persone in questo momento difficile della loro vita di aver rappresentata la loro causa. In realtà abbiamo diverse situazioni peculiari sull'intero terreno regionale, si parla di 804 addetti e una nota del Dipartimento dava indicazione alla proroga. In realtà le proroghe sono arrivate per tutti, ma la BAT e Brindisi nelle figure dei direttori generali che hanno una responsabilità strategica nell'area territoriale hanno deciso di non prorogare attribuendo a questa condizione delle condizioni giuridiche ed economiche del caso. Voglio partire da una storia antica però. Queste graduatorie sono delle graduatorie storiche, le graduatorie. Voglio parlare di Brindisi. Brindisi ha 141 addetti, voi avete parlato di 50 famiglie. In realtà le famiglie che adesso non sono soggette alla proroga in discriminazione territoriale sono BAT e Brindisi. Abbiamo 167 unità sulla BAT e 141 su Brindisi. Quindi parliamo di numeri diversi. Le graduatorie sono storiche, sono antecedenti alla procedura concorsuale. Abbiamo persone che sono prossime al requisito, che lavorano da quasi 3 anni, che hanno vissuto la prima pandemia, il periodo precedente e la seconda pandemia. Abbiamo su Brindisi l'80% della platea infettata, che ha infettato loro stessi ed è ancora positivo. Anche perché Chiara, ricordiamolo, rischiano la vita portando proprio servizio e aiuto agli ammalati. Allora Chiara, ti fermati là perché ti metto in contrapposizione con Campanelli qui che sta dicendo qualcosa. Prego Campanelli. No, io non riesco a capire come mai si pensi a fare due graduatorie, cioè una graduatoria per il lavoro precario, quindi per operatori sociosanitari a tempo determinato, e un'altra, quella pubblicata a giugno 2020, per il lavoro a tempo indeterminato. Cioè è una contraddizione questa, secondo me. Diciamo che la procedura concorsuale per noi era un'opportunità. Doveva essere la luce di un treno in Puglia che convalidava questo precariato storico e dava l'opportunità agli esterni di aprire dei fronti occupazionali. Ci siamo scordati però di avere insieme delle unità che addirittura sono anche suscettibili del mille proroghe a governo. Persone che maturano il requisito durante il 2021, che per un mese si vedono non solo mandate a casa prossime al requisito, quindi perdendo anche la chance di un ruolo prossimo, perché questo li abbiamo tolto oggi. No, abbiamo tolto anche, Chiara, la dignità di uno stipendio che possa garantire la propria famiglia, di sfamare i propri figli. È questa la cosa che dobbiamo denunciare. Carbonara, dimmi. Io chiedo alla rappresentante. Chiedo alla rappresentante. Chiara, aspetta, Chiara. Noi l'abbiamo ritenuta una battaglia di civiltà. Non si può mandare persone a mani nude, in guerra, senza dispositivi e poi dopo dimenticarsene. Questa è la verità. Qualcuno deve farsi carico di questa difficoltà. Sono d'accordo, Chiara, sono d'accordo con te. Queste sono delle denunce importanti. Allora, scusate, noi siamo da lavoratori... Mi perdoni, noi siamo dalla vostra parte, abbiamo capito e appreso che avete subito una notevole ingiustizia. Però ci sono dei passaggi che mi appaiono veramente assurdi, come il discorso della non proroga alle altre nella vostra zona dei contratti. Io quello che mi chiedo, noi oggi siamo qui per discuterne, io personalmente lo sto apprendendo in questo momento e me ne dispiace, ma voi con i famosi organi dei quali dovreste avere delle risposte, avete già avuto modo di interfacciarvi? Perché a me un tavolo tecnico. I tavoli tecnici, dico, io le chiedo se oltre al tavolo tecnico avete provveduto, nel momento in cui avete verificato che ormai non c'erano più presupposti per andare avanti, se avete fatto ricorsi. Fate i ricorsi, dite che fate i ricorsi e fatevi pagare quello che vi spiegate. Aspetta Antonio, fai rispondere un attimo perché in collegamento diventa difficile. Sta finendo Chiara.
C'è una nota del Dipartimento che è al 31 gennaio, era prossima, noi abbiamo avuto le scadenze contrattuali al 31 gennaio, certo. Quindi parliamo di pochi giorni fa. Certo. Abbiamo precedentemente chiesto in terza commissione sanità di affrontare l'argomento e il Dipartimento ha dato un'indicazione alla proroga. Il problema oggi che abbiamo portato su un tavolo di task force regionale come CGL Puglia, il problema è semplicemente di non aver recepito l'indicazione dai direttori generali, quindi di aver dato discrezionalità a quelle aree e non obbligo alla proroga. Ma com'è possibile? Com'è possibile? Scusa, secondo me bisogna affrontare meglio la questione anche con i sindacati, perché i sindacati sono a conoscenza della questione. A me addirittura risulta che ci sono. Ma lei è un sindacato, appunto, voglio dire. Chi più di lei ce lo può dire? Appunto, voglio dire, la mia pazzo è qui per questo. Allora, e sta denunciando una cosa gravissima. Partecipano quando sono stirate le gradatorie. Poi partecipano a tutti i vari tavoli che ci sono. Se, un altro punto importante. Ma io ti faccio una domanda, voglio che tu mi rispondi. Secondo te un infermiere, io ne racconto di questo, no, sto parlando, voglio che tu mi rispondi, se no mi incavolo stasera. Allora, ci sono delle storie che io racconto qui al punto, e tu lo sai che io ci metto la faccia. Secondo te un infermiere, come quando io racconto che ci sono delle persone che vengono lasciate col pigiama 20 giorni nello stesso letto, lo deve fare un infermiere o lo deve fare l'OSS? Per quale motivo? E siamo d'accordo, ma io ti dirò di più, io conosco addirittura alcune OSS che non avevano i requisiti per partecipare al concorso e oggi sono utilizzate nelle RSA, in quelle RSA dove ci sono i problemi, dove è scoppiato il Covid, eccetera. Va bene, dove vuoi, ma facciamoli lavorare, facciamoli lavorare. Io penso però che su questo tema bisogna fare un approfondimento serio. No, un approfondimento serio lo stiamo facendo stasera e voglio delle risposte, e voglio delle risposte di chi ci governa, perché la responsabilità qualcuno se la deve pur prendere. Scusate, ma stasera veramente l'argomento mi riguarda, perché io Antonio, sono stati rimossi dal loro ruolo. Guarda Draghi, e non il tuo Conte, come è attento per tutti. Nelle tutti consultazioni Conte sta contattando i sindacati, parte integrante di questa società che la tua sinistra ha spesso rimossa. Allora, un attimo, la tua sinistra e i sindacati li ha rimossi. Hanno lavorato per tutti e meritano attenzione. La tua sinistra non ha sempre dato voce ai sindacati, non gli ha sempre dato voce. Aspetta, io voglio dirti una cosa, proprio perché non bisogna demonizzare la figura di chi è un medico e di chi è un infermiere, lo dico con calma, perché sono mi arrabbio e vengo pure male in video, allora, e il mio pubblico questo non lo vuole, però io entro nella pancia dei telespettatori di questo programma, non prendo in giro nessuno, allora, siccome io ogni settimana arrivano decine di email, mi devo occupare di un sacco di gente che sta male, quando le persone mi mandano la richiesta di appello, mi fanno vedere, e non voglio dare colpa a nessuno, ma vedo i loro genitori, che gli infermieri in piena pandemia non hanno manco il tempo di cambiarli, questa è una cosa che non restituisce la dignità ad un essere umano, perché se c'è la responsabilità qualcuno se la deve prendere, ma per quale motivo mandiamo a casa 300, 400, 500 OSS che potrebbero essere di sostegno in questo momento di emergenza? Queste persone non stanno chiedendo se no il lavoro. Non mi sembra, anche ma Maiorano, non mi sembra, stanno fermi questi, il 31 gennaio è scaduto il loro lavoro. Io ti porterò la testimonianza di una persona che addirittura pur di lavorare viene utilizzata nelle strutture private dove ci sono i problemi, dove è scoppiato il Covid, quindi guardate a che punto, e non è giusto che questo sia così, quindi vanno tutelati tutti. Allora un attimo. No. Mi calmo perché sapete io sono una sanguigna, una passionale, scusami Irma, però veramente sto sforando il tassativo e qui mi licenziano tra poco. Allora, tornerò sull'argomento, devo andare in pubblicità perché sto sforando qualche minuto e tra poco vi darò una notizia davvero incredibile. A tra poco, una manciata di minuti. Allora, eccoci qua, sempre in diretta, nell'ultima parte del punto, 3 ore che volano insieme, 3 ore importanti. Io vi ringrazio, perdonatemi lo sfogo, ma sapete quando sono argomenti che mi riguardano, perché voi ci tenete
cittadini mi chiedete aiuto e non posso fare a meno che immedesimarvi nei vostri problemi. Noi cerchiamo in qualche modo non soltanto di ascoltarvi, ma proprio di entrare nel vivo delle vostre richieste. Un'altra parte della trasmissione importantissima, qualche ospite è rimasto, sono arrivati degli altri ospiti, vado a salutarvi e tra poco, come anticipato prima della pubblicità, sto per darvi una notizia davvero molto molto bella, per fortuna. Allora vado a salutare, la ringrazio, è tornata a trovarmi una delle mie opinioniste, Rosanna Pugliese, eccola qui. Buonasera a tutti. Da quest'altra parte c'è con noi l'avvocato Leonardo Sesta, grazie Leonardo. Buonasera, ben trovati. È rimasta Angela Perna della lista civica di Lista De Caro. Ben ritrovati. Sono fiera di averla con noi, una collega bella e brava. Claudia Carbonara, la giornalista, grazie, eccola qui. Grazie di cuore, Manila, onorata, davvero onorata. È rimasto dal Partito Democratico Massimo Maiorano. E buonasera. C'è con noi sempre il direttore di 20x4, Antonio Carbonara. Salve, non sono il parente però della collega. Ecco, aperta questa parentesi, adesso apriamo un'altra parentesi, perché ho anticipato poco prima della pubblicità di dare una bella notizia. E allora collegatemi in diretta con il mio giornalista, il mio inviato, proprio lì a Bisceglie, perché siamo collegati con Giuseppe Spalluto, dovrebbe essere in compagnia del primario del reparto di malattie infettive dell'ospedale di Bisceglie, il professor Sergio Carbonara. Allora, ci sei Giuseppe? Sì, sono proprio all'interno della direzione sanitaria, sono in compagnia non solo del dottor Sergio Carbonara ma anche del direttore sanitario dell'ospedale Vittorio Emanuele II di Bisceglie. Andiamo subito a presentare questa bella notizia. Ovviamente Giuseppe permettimi di far vedere questo cartello proprio della notizia, che noi siamo i primi a batterla. Allora guardiamola, proprio la notizia che dalle diverse testate online è uscita proprio qualche minuto fa. Guardiamo, grazie Paolo dalla regia, stiamo guardando il cartello e allora eccolo qui, Bisceglie, e quindi adesso ce lo dirà sia il direttore sanitario dell'ospedale e anche il primario, dovrebbe insomma riuscire a superare la fase 1 di questo vaccino tutto italiano. E allora sentiamo pure il primario e il direttore sanitario. Sì, dicevo che questo ospedale è stato selezionato in Italia come centro per la sperimentazione del vaccino Reitera, in realtà mi correggo per l'accento, ed è qui alla mia destra c'è il dottor Sergio Carbonara, che è il primario dell'unità operativa malattie infettive di questo ospedale, ma è anche il coordinatore di questo progetto. Spieghiamo un attimo questa bella notizia, diamola ai nostri telespettatori e spieghiamo in che modo avverrà questa sperimentazione. Buonasera. Beh, anzitutto ci tengo a precisare che ovviamente noi saremo uno dei 26 centri italiani selezionati per questa sperimentazione. In Puglia c'è anche Foggia, con cui c'è da sempre un rapporto con le malattie infettive di Foggia di estrema collaborazione proficua. Ora la sperimentazione si svolgerà, parliamo di una fase 2 della sperimentazione, quindi successiva alla fase 1 che ha appurato la sicurezza del vaccino. Ora la fase 2 e successivamente la fase 3, attualmente lo studio, il protocollo è alla fase di autorizzazione finale da parte dell'AIFA, dopo ovviamente l'attenta solita valutazione di tutte le caratteristiche di sicurezza previste e garantite. Ora lo studio si svolgerà semplicemente arruolando dei volontari, somministrando loro a una parte, a un terzo circa, un placebo, quindi un solo semplice prodotto che non contiene di fatto il vaccino, e all'altri invece il vaccino vero e proprio. Chiaramente questi studi, come tutte le sperimentazioni che sono state fatte per gli altri vaccini, ma anche in genere per i farmaci, è una sperimentazione che avviene in cosiddetto cieco. Cioè nessuno, né lo sperimentatore né il paziente, saprà sino all'apertura poi dei file cosa ha ricevuto esattamente. Questo per garantire la massima obiettività. Poi ovviamente si verificherà
quanti dei soggetti vaccinati e quanti invece di coloro che hanno ricevuto il placebo effettivamente sviluppano o meno la malattia e l'immunità. Beh, e questo professore è veramente una bellissima notizia, che ovviamente potrebbe essere un prodotto tutto italiano proprio al tempo di crisi, per fortuna direi. Allora, Claudia Carbonara, una bellissima notizia. Anche perché la Puglia è un po' in ritardo rispetto alle altre regioni, per cui iniziare una sperimentazione con un tipo di vaccino in questi termini non sarebbe assolutamente male. Certo è che bisogna essere certi e soprattutto bisogna dire che i pugliesi in questo momento hanno molta difficoltà a capire quello che sia giusto e quello che sia sbagliato, però se a dirlo sono gli addetti ai lavori, io direi a questo punto che si può assolutamente considerare una buona notizia, Manila. Voglio chiedere al direttore sanitario, invece, quando ha preso la notizia che sono stati individuati come ospedale, no? Quindi Contenti, Bisceglie e Foggia, che sono i due ospedali in Puglia individuati per la sperimentazione di questo nuovo vaccino, ricordiamolo, tutto italiano. Direttore, quindi Giuseppe, chiediamo pure al direttore la notizia, quando è stata presa, e quali sono state le considerazioni e le valutazioni, ovviamente, perché poi è una certa responsabilità, no? Di vaccinare le persone con un prodotto zero, chiamiamolo così. Sì, buonasera a tutti. Sì, sicuramente questo è completamente un punto di orgoglio per questo presidio ospedaliero che ovviamente sin dalla prima fase dell'emergenza pandemica ha dovuto rimodularsi e rifunzionalizzarsi. La direzione sanitaria, la direzione medica di presidio va a supporto attraverso anche altre strutture, la farmacia, il servizio di amministrazione, ci sono diversi piccoli tasselli che contribuiscono a mettere in garanzia la fase sperimentale. È chiaro che un momento di coordinamento è importante e indispensabile. È un punto di orgoglio per il nostro ospedale, anche perché la nostra esperienza ormai nell'emergenza pandemica si va facendo sempre più importante. Ed essere arruolati in uno dei 26 centri italiani per la sperimentazione di un vaccino è sicuramente merito di tutta l'attività di skill e di collaborazione che il dottor Carbonara ha fatto con la sua equipe. Siamo davvero orgogliosi. Rosanna Pugliese, cosa vuoi aggiungere sull'argomento, insomma, di essere fortunati, no, in Puglia per questo battesimo? Assolutamente sì, infatti è una bellissima notizia. Io vorrei rimarcare un concetto. In Italia abbiamo davvero tante eccellenze, anche e soprattutto in questo campo, quello medico, per cui non abbiamo proprio da, come dire, invidiare ad altri paesi. È bene che le nostre forze, le nostre competenze scendano in campo in modo da essere, voglio dire, assolutamente anche autosufficienti nella produzione di un nuovo vaccino e finalmente anche un vaccino italiano. In più, in questo caso, i nostri due centri, i pilota, quelli appunto della nostra Puglia, ci rendono maggiormente orgogliosi. Grazie. Quindi, Giuseppe, grazie per questo collegamento. Ringrazio, ovviamente, fai i saluti sia al primario Carbonara che al direttore sanitario per aver scelto in esclusiva di dare questa bella notizia ai nostri telespettatori del Punto. Ti saluto, ma ci vediamo prestissimo. Grazie al mio inviato, al giornalista Giuseppe Spalluto. Grazie da Bisceglie. Devo andare avanti perché ho un'altra storia di cui mi devo occupare. Vi ricordate qualche settimana fa quando mi sono occupata della storia della signora Patrizia, che ha questa bambina che da 16 anni vive in un lettino perché è disabile ed è stata, come dire, esclusa completamente dal bando per poter avere una casa popolare, come dire, soddisfacente alle loro esigenze. Allora io la ringrazio perché la vedo già lì, ricollegata un'altra volta in diretta con noi, in esclusiva. Patrizia, come stai? Buonasera, bene. Sono contenta di rivederti perché il tuo sorriso mi riempie il cuore di gioia, perché sei una donna combattiva che non ti arrendi. Grazie. Patrizia. Bisogna essere così poco. E certo, io non ti abbandono. E allora, proprio per ricordare i nostri telespettatori e gli ospiti qui in studio la storia di Patrizia, partiamo così. Non voglio niente, non ti do niente. Una casa migliore, più grande, più spazio per i miei figli. Mi hanno dato 8 punti perché siamo 8, però non mi hanno messo nel sovraffollamento, né la disabilità della bambina, né i minori, né il contratto. Lei è una bambina idrocefale e da quando è nata è stata 5 mesi e mezzo in coma. Non ha mai parlato, mai camminato, mai giocato, niente, è vegetale. O niente, a meno che mi aiuta, come pago qua, mi aiutano pure pagando
di meno, ma avere una casa più idonea. È stata negata la casa. Mi vergogno di essere, non dico pugliese, mi vergogno di essere italiana a vedere queste immagini. Bisogna restituire la dignità ad una famiglia, quella bambina che da 16 anni in quello stato vive in quel letto e non ha una casa per poter vivere serenamente. Io pago 4,50 al mese. 450 euro per una casa che nonostante la tieni in ordine, pulita per i suoi figli, dov'è lo Stato? No, mi dettero 8 punti, mentre io dicevo, come me 8 punti, perché siamo 8 persone in casa, l'aiuto c'è stato, però io non ho mai fatto la domanda delle case popolari, allora, ho sempre pagato la casa. Allora, no, ma si capisce, si intuisce, quando si danno le case popolari a famiglie che avrebbero potuto aspettare e la signora in questo stato paga 450 euro per vivere in queste condizioni, questo non lo permetto. E allora, Carbonara, dov'è lo Stato? Lo Stato che non interviene in una situazione così drammatica. Ti confesso, io sai, sono molto schietto nel dire le cose, che dopo questa storia avevo telefonicamente interpellato il dottor Vito La Coppola, assessore al patrimonio del comune di Bari, persona seria e molto sensibile, il quale giustamente mi diceva che c'è una graduatoria, però in realtà parliamoci in maniera molto chiara. La signora ha un figlio disabile. Abbiamo detto che cerchiamo di trovare intervenire in modo urgente, e ci sono le possibilità. L'amministrazione ha la possibilità in modo, diciamo, urgente di intervenire, perché un caso simile non è un buon esempio alla città, ma alla vita, alla vita delle persone. Di qual è questo? Aspetta, su questo, Angela, tema, troviamo su questo insieme, tema, troviamo su questo insieme tema per la signora. Sicuramente si può intervenire in modo diverso, con delle risorse straordinarie, e si interviene nei confronti della signora. Si può anche trovare un'abitazione, il fitto lo può pagare il comune attraverso altri fondi. Ma io non ho capito, Patrizia, non tu in quella casa che hai, scusate, quanto paghi? 4,50. 450 euro per quella casa così piccola. Le chiedo, in quanto casa popolare, quindi ho capito. Aspetta bene. Un attimo, Antonio, da quanti anni? 11 anni, a gennaio, ho fatto 11 anni, il 18 gennaio. Che paghi in quella casa con quella bambina così da 11 anni, scusami Leonardo, ma com'è possibile una cosa simile? Quando è uscito il bando del 2018, io ho fatto la domanda delle case popolari, come l'hanno fatto tutti i cittadini che avevano diritto. Perché io no, a me non me l'hanno data la casa, mentre hanno dato alle altre famiglie senza togliere niente. Io che avevo una bimba così, avevo anche la precedenza, no? Leonardo. Mentre l'hanno avuto le case, chi poteva aspettare? Almeno. A mia memoria, poi qui ci sono il consigliere Maiorano e anche il dottor Carbonara e gli altri ospiti mi possono correggere se sbaglio. Lo IACP di Bari è uscito da tempi relativamente brevi da una brutta inchiesta giudiziaria che ha coinvolto la vecchia dirigenza. Quindi ho l'impressione che chi è arrivato non sia ancora riuscito ad organizzare gli uffici come avrebbe dovuto, perché giustamente diceva il consigliere Maiorano, questa è una situazione urgente che deve essere sistemata e risolta in tempi estremamente celeri. Bravo. Sia per una questione di rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti, sia per una questione umana, perché a prescindere dal dato formale siamo persone. E qui c'è una gravissima lesione delle aspettative, non solo della signora. Ma infatti io parlo proprio di dignità, no Claudia? Cioè qua è l'aspetto umano, questa bambina vive in quel lettino da oltre 16 anni e la signora da 11 anni paga quella casa 450 euro. Com'è possibile che le istituzioni si dimenticano di una storia del genere? Intanto ho visto che c'è stato un precedente, quindi voi avete già denunciato questa situazione. Vorrei capire se nel frattempo è successo qualcosa, perché oltre l'impegno degli ospiti che sto sentendo, che si sono informati, il dottor Carbonara e quant'altro, e vorrei sapere, dopo che hanno visto la tua trasmissione, dopo che si è visto questo servizio, se è fatto avanti qualcuno, perché io di normale non vedo assolutamente nulla, e anzi,
Ci sono i servizi sociali per queste cose, oltre ai politici e la classe politica. Si è mosso qualcuno? È successo qualcosa? È successo qualcosa, Claudia, perché noi, grazie Claudia, ma tu fai un lavoro eccellente, sei veramente una delle migliori giornaliste che io conosca, perché c'è qui Angela Perna. Angela Perna che ha preso a cuore questo caso, il nostro politico, perché c'è una notizia. E allora mettiamo, grazie Paolo, proprio Angela Perna con la signora, perché stiamo per dare una bella notizia, perché noi del Punto possiamo insieme alle istituzioni. Prego. Allora, buonasera, ciao Patrizia, come stai? Lei è anche chiamata Mamma Coraggio. Io sono andata personalmente dopo la puntata di Manila a trovarla. Effettivamente oggi sono particolarmente emozionata perché ho potuto tastare con mano la realtà in cui vive Patrizia e più che altro la problematica che vive, però lei veramente come Mamma Coraggio si dedica quotidianamente per la sua piccolina Simona. Sono andata una domenica mattina a trovarla. Abbiamo dato seguito a questa storia perché ovviamente diciamo il nostro impegno è anche quello di approfondire, di capire prima di poter dare un ausilio. Il seguito che è stato dato è stato un incontro fatto da me personalmente nella ripartizione patrimonio con l'assessore Vito La Coppola, che si è dimostrato da subito disponibilissimo. Hanno acquisito le carte, e Patrizia lo sa perché io glielo ho anche diciamo detto che ci stavamo impegnando in questo, con l'assessore e con il direttore della ripartizione. Effettivamente c'è stato un errore che va ripreso a monte, cioè sostanzialmente nel momento in cui Patrizia ha fatto la domanda per l'alloggio popolare aveva avuto una riduzione di alcuni punteggi. Questa riduzione di alcuni punteggi nella graduatoria provvisoria avrebbe dovuto essere impugnata con un ricorso. Ad oggi questo che cosa succederà? Non è stato fatto perché Patrizia non ha avuto una buona guida all'epoca. Ad oggi l'amministrazione può intervenire, non con i servizi sociali, perché il servizio sociale interviene nel caso di emergenza abitativa. L'emergenza abitativa ti darebbe un tetto, cara Patrizia, però un tetto che non avrebbe nulla di diverso dalla casa in cui tu sei. L'amministrazione ti aiuta perché ti dà la possibilità, nonostante siano spirati i termini del ricorso, di fare un ricorso in autotutela. Noi ti aiuteremo proprio avvalendoci della documentazione medica della tua piccola Simona, e si è già dimostrato diciamo interessato al caso, te lo proprio redigerà in qualità di avvocato l'avvocato Nicola Lopreno, che spesso è ospite anche. Bene, allora Patrizia, hai saputo la bella notizia? Noi del Punto seguiremo tutta questa fase, non spegneremo i riflettori fino a quando tu non avrai quella casa e porterai la tua piccola Simona a vivere una vita migliore, va bene? Un abbraccio forte, ci sentiamo presto, io non ti abbandono perché torno a darti poi le belle notizie con i nostri politici. Grazie. Ciao Patrizia. Grazie Patrizia. Un'altra bella notizia. Beh, sono contenta che questa sera stiamo dando un sacco di belle notizie. E allora, lo chiamerò la parte della trasmissione La buonanotte delle belle notizie al Punto, perché sto per raccontarvi una storia bellissima. Datemi l'ok, dovrei avere in collegamento il signor Giuseppe. E allora, lo vedo lì già collegato, il signor Giuseppe. Giuseppe, ci sei? Salve, buonasera a lei, buonasera a tutti i numerosi telespettatori del Punto. Grazie, buonasera, grazie, buonasera. Perché tra l'altro ve lo racconto, Giuseppe è anche un mio fan, quindi quando ho ricevuto questo appello non mi ha fatto che gioia. Allora, senti Giuseppe, sto per raccontare la tua storia, non anticipiamo nulla, però ovviamente partiamo così. No doubt in my mind where you belong. I'd go hungry. Ho pensato di mettere in campo quello che io so fare, cioè le radiografie. Se avessi saputo fare le mascherine, avrei fatto le mascherine. Se avessi saputo fare un altro lavoro, l'avrei messo a disposizione della comunità. Nella trasmissione trattate storie Covid, io avrei la mia storia Covid da raccontare. La mia storia è quella di un operatore sanitario, tecnico di radiologia medica, che per ragioni professionali è stato due volte posto in isolamento fiduciario.
a causa del Covid. La prima volta, trascorsi 14 giorni, per fortuna è risultato negativo. La seconda volta, invece, purtroppo, si è beccato il Covid. Ha deciso di sfidare il Covid e i raggi e ha ideato un progetto, cioè quella di fare le radiografie ai polmoni agli ammalati Covid più fragili, ovvero gli ospiti vecchietti delle RSSA. Il progetto gratuito è stato accolto dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Bari. Al momento sono state fatte già circa 800 radiografie ai polmoni. In sostanza è una storia di umanità e di concretezza, tra l'altro pugliese. Mi risulta che in altre parti d'Italia abbiano fatto la stessa cosa in questo modo così, diciamo, estremo. Un saluto caro a Giuseppe e a tutti voi, un ringraziamento per tutti questi straordinari lavoratori della ASL di Bari, credizzano veramente l'amore per il prossimo, sono orgoglioso di voi. Ciao Giuseppe, grazie. Giuseppe, siamo noi orgogliosi per quello che tu ti sei inventato al tempo del Covid, 800 radiografie a 800 magari anziani che non avrebbero avuto la possibilità, e sono state molto belle le parole del nostro presidente, che ricordo che ti ha salutato e che avremo in esclusiva proprio lunedì prossimo con me in diretta. Quindi, insomma, Giuseppe, una storia davvero molto bella, ti faccio i miei complimenti, perché ce ne fossero di persone come te. Grazie, è nei momenti di crisi che emerge la parte migliore delle persone ed è quella parte che poi ci fa uscire dalla crisi. Claudia? Dovrebbe essere così in effetti, però ogni tanto non emerge quella. Io sono contenta di aver assistito ed essere testimone di questa storia così bella che avete raccontato. Però emerge ogni tanto anche l'egoismo, emergono altre cose, magari anche la paura di affrontare determinate situazioni. Invece il coraggio di quest'uomo merita soltanto un plauso da parte nostra. Complimenti. Mi unisco anch'io al plauso per Giuseppe, perché appunto dedizione, passione per il proprio lavoro e in questo caso proprio per la vita degli altri, che è fondamentale per svolgere al meglio appunto la sua professione, e questo ci inorgoglisce e quindi insomma ci uniamo appunto al nostro unanime, diciamo, plauso per quello che ha fatto. Senti Giuseppe, ma quello che ti voglio chiedere, quando tu arrivi, no, vestito da, no, sembri un astronauta, no, quando tu arrivi lì, ovviamente sono felici perché puoi dare una diagnosi migliore del paziente, magari quei pazienti che non si possono poi spostare per mobilità e problemi nelle strutture sanitarie. Effettivamente la metodica di cui mi occupo, cioè la radiologia domiciliare, risolve un doppio problema. Il problema per il paziente, che nello spostamento subirebbe delle conseguenze di salute, perché è fragile un paziente anziano con la polmonite, ma anche di salute pubblica, perché portare in giro un paziente con il Covid è un problema di ordine pubblico. Del resto è quello sancito anche nell'articolo 32 della Costituzione italiana. La cosa bella, Carbonara, Maiorano, come stiamo guardando, è che poi sono gli stessi operatori, infermieri, no? Questa sera stiamo raccontando, certo, da una parte la denuncia di chi viene licenziato e chi non ha una casa, come per esempio, ecco, la responsabilità di una persona che decide di inventarsi una cosa a favore della collettività, della comunità, in, certo, un momento colpito dalla pandemia. Infatti io ti ringrazio per questa testimonianza, perché abbiamo bisogno di dare un messaggio, diciamo, formativo, un messaggio educativo un po', perché in questo momento ci sono molte persone indisciplinate, vediamo un po' anche i ragazzi, ma non solo i ragazzi, un po' in giro, che non usano i dispositivi di protezione individuale, che quindi creano un problema a se stessi e agli altri. Quindi un messaggio così importante e positivo, soprattutto in questo momento. Giuseppe, bravo, ma ti chiedo, qual è la frase più bella che ti sei sentito dire da questi straordinari vecchietti che hai incontrato? Perché sicuramente qualcosa di bello te l'avranno detto. Una frase che ti ha colpito, ti ha emozionato.
io ho fatto la proposta di matrimonio a una vecchietta di 95 anni e diciamo ha accettato. Questa è la frase di vuoi sposare? Allora, siamo in chiusura, al volo le ultime battute, la perna e poi sì, sento sesta. Grazie per questo messaggio, perché è un messaggio che deve arrivare al cuore di tutti e che deve regnare, che ci deve unire anche dopo i momenti di emergenza e di bisogno. Quindi è veramente nobile questo tuo gesto, perché hai messo a disposizione della comunità la tua professionalità e quello che sai fare, quello che potevi offrire, e hai fatto un gran dono. Quindi speriamo che arrivi questo messaggio a gran parte delle persone. Che sia di esempio, sia no? Di esempio per Avvocato Sesta, che sia di esempio, no, quello che ha fatto Giuseppe, questa storia incredibile stasera. Io faccio i complimenti al signor Giuseppe e colgo l'occasione per ricordare un'altra persona che si chiama Giuseppe, che è morta 3 giorni fa, il papà di un mio caro amico, medico in pensione, che ha preso e morto di Covid. Hai fatto bene, bravo Leonardo, come tutti quei medici che sono morti. Ha deciso di tornare in servizio per curare i malati di Covid e ci ha rimesso la vita, perché ovviamente non ha avuto il tempo di ricevere la somministrazione del vaccino. E questa è una cosa bravissima, una cosa importante, questo dovrebbe farci riflettere. Io spero, mi auguro, ti ringrazio Giuseppe, ci vediamo prestissimo, perché queste storie toccano il cuore e toccano il cuore dei telespettatori del Punto. Io mi auguro veramente, con questa trasmissione ancora una volta per 19 settimane, di avervi regalato un'emozione, soprattutto di aver fatto riflettere la parte politica, la politica che ogni volta si deve poi insediare laddove si siedono, ma non per riscaldare le poltrone, ma per dare delle risposte davvero a voi cittadini che seguite questo programma con grande orgoglio, con grande come dire, affetto. Io spero di essere riuscita e vi ringrazio per l'affetto col quale ci seguite. Vi auguro buonanotte, ringrazio tutti i miei ospiti, grazie. Alla prossima settimana. Buonanotte, grazie a tutti, grazie.